Buonasera a tutti, sono Roberto Sgarra, sono direttore del Centro Studi Americani, abbiamo avuto già un'altra occasione di incontrarci, di conoscere, e per me è piacere anche dare il benvenuto al sottosegretario, onorevole Marcello Gemmato, grazie di essere qui. Ho tutto, credo che Palazzo da solo meriti una presenza, vista la bellezza artistica dello stesso, e poi vedete, da primi di maggio subirà un intervento di restauro proprio nello scalone, la loggia, la sala in fondo, la sala d'onore, quindi sarà ancora più bello. E se, come dire, la bellezza è un elemento, non so quanto può incidere in termini di salute, ma sicuramente in termini di benessere può essere un elemento messo alla valutazione. Io detto, non vi rubo tempo, credo che il tema che è stato scelto, voi sapete, il Centro Studi Americani da circa 2 anni ha costituito questa sezione di Health and Science, che per noi è un elemento di grande attenzione, di grande anche soddisfazione. Spesso si trova, dico solo, quando si fanno i titoli di convegni si deve trovare un titolo ad effetto, un titolo un po' comunicativo, no? Questo è un po' il problema. E io credo che non c'è invece titolo più diretto di quello che è stato scelto. C'è carenza di farmaci in Europa? Strategia per il fabbisogno delle materie prime, cioè credo che non si poteva scegliere un titolo più, come dire, immediatamente efficace senza quei tentativi più o meno, come dire, magari ad effetto, no? Quindi questo credo che sia anche la dimostrazione dell'importanza del tema che voi, che tutti noi, ma voi principalmente, oggi affrontate. Ecco, io vi ringrazio solo, ringrazio tutti i partecipanti, non li cito tutti perché porterei via troppo tempo e non me ne voglio, non è sicuramente un atto di scortesia, ma invece è dare spazio al dibattito e agli interventi. Passo subito la parola al dottor Baldassin, che modererà e regolerà un po' il dibattito, e veramente ne ringraziarvi, vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie direttore Sgarra per questa introduzione e per ospitare questa importante discussione. E consentiteci di esprimere un sentimento di vicinanza alla senatrice Lorenzin, che non può essere qui con noi, ma che ha voluto, grazie, ma che ha voluto parlare di questo tema importantissimo oggi, perché è evidente che la pandemia, la guerra, la crisi energetica ha portato una disruption totale nelle catene di approvvigionamento. E non solo, durante la pandemia abbiamo pure visto una corsa, una rincorsa ad accaparrarsi i vaccini. È evidente che stiamo vivendo un momento di grandissima trasformazione, ci siamo resi conto che i farmaci e i vaccini non sono risorse illimitate, ma sono limitate. Abbiamo appena registrato un incremento dei prezzi sui farmaci da parte di Germania, Francia, Portogallo. Stiamo vivendo una trasformazione epocale che rischia di non poter più permettere dare la disponibilità di cure a milioni di italiani. Quindi siamo oggi qui per parlarne con illustri rappresentanti e approfondiremo prima la prospettiva del governo e poi anche di tanti soggetti della filiera e poi ci confronteremo con la politica. E non possiamo non iniziare con una delle persone che più di tutte nell'ultimo periodo ha messo al centro, per quanto riguarda il governo, una visione anche di strategia farmaceutica nazionale. Stiamo parlando dell'onorevole Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, a cui anche rivolgiamo i complimenti per le deleghe appena ricevute, tra gli altri servizio farmaceutico, professioni e anche coadiuvare il ministro anche nella gestione degli enti di controllo. Onorevole Gemmato, lei in tante recenti dichiarazioni ha posto l'accento anche sulla necessità di creare una strategia farmaceutica nazionale, da una parte per tutelare la salute degli italiani, dall'altra anche per promuovere l'economia, e ha anche voluto e contribuito a un tavolo specifico sulle carenze. Qual è il suo punto di vista su questa situazione? Grazie. Ecco. Allora, ringrazio ovviamente tutti quanti voi. Vengo subito alla risposta all'interessante, intrigante domanda che peraltro si ricongiunge, e lo ricordavi, con la prima attività di governo che sto ponendo in essere rispetto alla governance farmaceutica nazionale. Mi scuso preventivamente se dovrò al termine del mio intervento andare via, ma c'è un aereo e quindi purtroppo i tempi sono contingentati, però ci tenevo ad essere qui a lasciare una traccia del mio pensiero che poi
è un pensiero non personale, mi sto abituando a distinguere, cerco di ricordarlo prima a me stesso, che non parlo più diciamo, come persona singola, ma parlo a nome del governo, quindi devo stare attento a pesare le parole e non farmi fraintendere rispetto a una tematica così importante qual è quella della carenza dei farmaci, della strategia e della governance farmaceutica nazionale e l'interesse nazionale. Io vi porrei le tre tematiche in parallelo. Innanzitutto sul tema della carenza farmaceutica, lo si ricordava, praticamente quasi tutto il tavolo è qui presente, il tavolo sulla carenza dei farmaci che abbiamo incardinato in via di Ripa al Ministero è praticamente qui presente. Abbiamo condiviso alcuni elementi legati sicuramente a un allarmismo che si è creato nel momento in cui sono venuti a mancare dei farmaci. Questo allarmismo si è matchato poi con un'enorme attenzione giornalistica, con anche un'attitudine dei social nel rilanciare e rendere ridondanti alcuni concetti, insieme al fatto innegabilmente, e lo dico diciamo facendo autocritica, che sul sito dell'AIFA oggi per chi dovesse andare trova 3.245 molecole mancanti, poi va da una scorta a quelle molecole sono IC scadute, strade scadute, farmaci che non vengono utilizzati più da anni. Quindi però il semplice cittadino o il giornalista che va lì a consultare vede che mancano farmaci antitumorali, antiecheganti, mancano antipertensivi, pensa che ci sia una catastrofe all'orizzonte. In realtà poi di quei 3.000 farmaci soltanto 300 sono realmente mancanti, di quei 300 esistono farmaci equivalenti e poi di questi 300 soltanto 30 sono realmente mancanti, però vengono la cui mancanza viene compendiata dall'importazione che viene peraltro diciamo con la supervisione dell'AIFA che in tema è benchmark, punto di riferimento a livello internazionale. Quindi spendo queste parole per dire che esiste sicuramente esistito, ora si è molto raffreddato, esistito per un momento una mancanza, un periodo in cui sono mancati farmaci, non quelli appunto contenuti, quindi non farmaci, ma farmaci antinfluenzali, tachipirina, paracetamolo, molecole abbastanza ibuprofene, abbastanza semplici, e sono delle mancanze momentanee, presto, diciamo, come dire, risolte. Invece molto più intrigante è il tema della governance strategica nazionale, dell'indipendenza nazionale. Io lo ricordo all'epoca da giovane parlamentare, diciamo da giovane in senso non anagrafico ma di elezione parlamentare, in uno dei miei primi interventi facevo notare come una nazione come l'Italia dovrebbe dotarsi di una strategia nazionale riferita non solo ai farmaci ma anche ai principi attivi che servono agli eccipienti, ai farmaci, quindi principi attivi, ma anche agli eccipienti che servono per confezionare i farmaci. Perché durante il Covid abbiamo assistito all'ignominia per cui l'Italia viene attaccata, mancava il piano pandemico nazionale, non avevamo mascherine, respiratori e quant'altro, i paesi vicini, quindi la solidarietà internazionale ed europea, è andata in cavalleria, io ricordo ancora nella mente, ai confini con la Slovenia che avevano messo dei massi, al confine fra l'Italia e la Slovenia, proprio a segnare una distanza fra noi e loro. Insieme a questo non ci hanno dato le mascherine. Allora io penso, stiamo vivendo una guerra in questo momento. Come conseguenza abbiamo avuto per esempio il mancato approvvigionamento o comunque la riduzione dell'invio di gas. Se noi dovessimo entrare, non dico in guerra, ma in contrasto con la Cina, con l'India, che oggi, come voi sapete, producono l'80 e il 90% dei principi attivi degli eccipienti, che cosa succede all'Italia? Punto di domanda. Allora si potrebbero avere delle carenze vere e proprie. Allora avere una visione strategica che non è più una visione strategica di carattere, come dire, da bilancio, dove ci conviene produrre in più per avere 0,01 centesimi in più di guadagno di profitto. Noi dobbiamo pensare all'Italia, al sistema Italia, alla difesa, mi verrebbe da dire autarchica, ma non lo dico, della nostra nazione, in modo da renderci indipendenti rispetto appunto al resto del mondo e quindi avere ragionevolmente la certezza di essere liberi nel momento in cui vi dovesse essere, e lo citavo, un problema con paesi che non sono dichiaratamente a noi
amici. Detto questo, è importante anche strategicamente riportare in Italia la filiera del farmaco. Ora noi siamo, o meglio, far ritornare in Italia la complessità. Noi siamo, non lo devo ricordare a voi, ce la giochiamo sempre con la Germania, primi o secondi per produzione di farmaci, 34 miliardi di euro. Bene, se andiamo però a scomporre, molta di questa mole di miliardi viene sviluppata dai cosiddetti terzisti, quindi sviluppiamo molecole semplici, tutta la complessità, tutta la ricerca è affidata invece a paesi esteri. Ritengo che in una strategia nazionale, in una visione strategica nazionale, si possa pensare al fatto di richiamare la complessità, richiamare la ricerca, creare le condizioni favorevoli per cui l'industria farmaceutica trovi vantaggio a stare in Italia. Veda l'Italia come una nazione strategica, peraltro protratta verso i Balcani, io sono pugliese, come si capisce dal mio accento, noi abbiamo un corridoio d'elezione preferenziale verso i Balcani. Ora, noi possiamo essere centrali nel Mediterraneo e avere questa visione anche strategica rispetto alla produzione farmaceutica. Ritengo che un'idea su questo ci si debba fare, e non vi nascondo, e l'ho detto al tavolo, che il tavolo della carenza dei farmaci nasceva occasionalmente per quell'episodio, ma aveva in realtà come linea di orizzonte quella proprio di affrontare la nuova governance farmaceutica e avere una visione strategica della nostra nazione sul tema della produzione industriale italiana. Ritengo che da questo si possa partire. Ritengo che noi abbiamo un'occasione straordinaria. Ora non lo dico, cerco di lasciare, diciamo, da uomo di governo la considerazione politica fuori dalla porta, però di tutta evidenza che noi, questo governo probabilmente assicurerà una governabilità, una stabilità alla nostra nazione per 5 anni, probabilmente anche per 10, per 15. Io immagino che dei players qualificati, voi siete praticamente tutti quanti voi, avete avuto la difficoltà nell'interloquire con la parte pubblica e governativa nella misura in cui, parlo dello scorso governo, in 4 anni e 6 mesi, 3 governi diversi. Si andava a parlare, magari ci si stringeva la mano, ci si dava delle linee comuni d'orizzonte, si immaginava delle strategie industriali, produttive, eccetera, si metteva a punto il tutto, si andava per concretizzare, era caduto il governo. Si ricominciava, poi si parlava, si faceva, ricadeva il governo e si ricominciava. Io immagino che questo governo, nei numeri, possa dare stabilità alla nostra nazione. Molte volte in politica la parola stabilità corrisponde a un altro vocabolo, che è quello di ricchezza, di prosperità. Quindi insieme con la stabilità possiamo dare ricchezza, stabilità alla nostra nazione, come dandoci e facendo e mettendo in campo una politica che non sia più la politica che guarda al domani. Io rivendico sempre che purtroppo molte delle storture che derivano anche e soprattutto in tema di sanità derivino dal presentismo, cioè chi fa i bilanci li fa quest'anno, dice tanto io non so se l'anno prossimo ci sarò, quindi penso a fare un qualcosa per oggi, non penso al domani. Io faccio sempre l'esempio, quando si sono tagliati si è inserita la nota per gli inibitori di pompa per ridurre il consumo e l'assunzione degli stessi, tanto a me che me ne frega, tanto l'anno prossimo ce lo faccio, devo verificare un risparmio, lo valido con niente di più semplice, il 15% della spesa farmaceutica è molto lineare, dico se io tolgo X realizzo un risparmio. Poi se fra 5, 10 anni, 15 anni ho una maggiore spesa derivante da ospedalizzazioni di pazienti con ulcera perforata perché hanno assunto FANS in assenza di gastroprotettori, ma chi se ne importa? Tanto tra 15 anni ci sarà un altro governo, un'altra compagine governativa e quindi scarico su di loro il problema. Se noi ci diamo un orizzonte di breve, di medio e di lungo periodo, io ritengo che possiamo fare grandi cose per la nostra nazione, le possiamo fare partendo proprio dalla farmaceutica, dall'industria farmaceutica, dalla produzione dei farmaci, che è un'eccellenza italiana, è un'eccellenza del Made in Italy, rispetto alla quale immagino noi possiamo dire veramente tanto.
Su questo concludo, scusandomi nuovamente se devo scappare, ma la frequentazione pressoché quotidiana ci dà la possibilità anche di scambiare e rinnovare pensieri e sentimenti sempre, diciamo, nell'alveo dell'interesse nazionale. Grazie a tutti e buona giornata e buon lavoro. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Gemmato per questa introduzione, questa messa a fuoco della tematica. L'onorevole Gemmato ha anche sottolineato innanzitutto l'eccellente lavoro di AIFA anche sul monitoraggio delle carenze, ma sicuramente AIFA è riconosciuta anche a livello internazionale per aver saputo negoziare molto bene anche i prezzi dei farmaci, e questo oggi paradossalmente può essere anche una criticità, come anche accennavamo poco fa. Abbiamo qui il piacere di avere ospite il dottor Marcello Cattani, presidente di Farmindustria. Dottor Cattani, stiamo vivendo, lo accennava poc'anzi anche l'onorevole Gemmato, una situazione davvero peculiare. Come possiamo, come sistema paese, continuare a tutelare la salute degli italiani, perché senza tante terapie verrà a mancare la salute degli italiani e di conseguenza anche con ripercussioni sull'economia? E stiamo parlando di terapie di largo consumo, ma anche di terapie, quindi mi ha sentito citare l'ibuprofene sulle carenze, ma anche sui plasma derivati, per citare anche una risorsa limitata, contingentata, che viene attratta anche dalle nazioni oggi più ricche. Come può il sistema Italia intervenire per tutelare chiaramente l'industria, la produzione e soprattutto dare ai cittadini italiani la salute che è necessaria? Buonasera, grazie per questo invito, grazie alla senatrice Lorenzin. E mi scuso anch'io perché vi dovrò lasciare a brevissimo. Allora, io non direi che AIFA ha negoziato bene i farmaci, per niente. Ha seguito dei criteri economici di risparmio a danno dei cittadini. Diciamo le cose come stanno, o abbiamo capito il contesto e l'onorevole Gemmato ha inquadrato bene le priorità del governo, cioè invertire una rotta partendo da un premier che ha dichiarato in maniera molto chiara che dobbiamo guardare a una tutela dell'interesse nazionale e a una politica industriale. Il mondo è cambiato, soprattutto dal Covid-1 è cresciuta, è esplosa la domanda di farmaci per una serie di fattori, perché alcuni paesi molto intelligentemente hanno capito che è un investimento, che è una risorsa. E quindi da lì dobbiamo partire, da una dinamica di scenario geoeconomico dove tutte le filiere, a partire dai fine chemicals, hanno delocalizzato, non l'industria farmaceutica, fine chemicals, chiamiamo le cose come stanno. L'industria farmaceutica in Italia ha un ruolo di leadership, tra l'altro a giorno l'onorevole Gemmato, 22 si chiude a 48.7 miliardi, quindi il 22% di crescita, il traino è l'export. Quindi l'Italia è un produttore di principi attivi per un quarto dell'Europa, cioè sembra che noi non facciamo niente nel nostro paese, ma no, non è proprio così. Scusate, questo deve essere. Quindi partiamo da un inquadramento generale della situazione dove le tensioni, la domanda innanzitutto esplosa, c'è stato un momento dove le patologie invernali si sono fatte sentire dopo 3 anni di mascherine, ma AIFA non ha fatto un buon lavoro perché ha messo 3.245 referenze, la metà, l'abbiamo sempre detto, sono farmaci cessati e sostituiti. Screma, grazie al tavolo si è arrivati ad alcune decine. Quindi c'è una soluzione, si è trattato più che altro di ritardi, perché la supply sta scontando delle difficoltà, ha scontato delle difficoltà su scala planetaria e anche nel trasporto dei farmaci. Quindi ridimensioniamo il problema, che di fatto è molto minimo e puntuale. Quello delle carenze. Mentre il contesto geoeconomico globale è molto più ampio e dobbiamo tenerne conto, perché un'altra priorità del governo è l'accorciamento delle filiere, discorso prenatalizio della nostra premier, tra cui quella per darci più autonomia, maggiore, più
sovranità, ma l'Italia, non solo l'Italia, l'Europa. Noi abbiamo un ruolo in Europa, non siamo purtroppo un paese che può vivere senza gli altri. E poi io parlo di filiera, non parlo di industria farmaceutica, noi abbiamo una ricchezza nel paese che è la filiera. La filiera parte dalla ricerca e sviluppo, dalla produzione, dal valore clinico, dalla distribuzione, filiera. E quindi questo è ben presente e deve essere la priorità su cui collaborare e lavorare insieme per arrivare in tempi ragionevoli in fondo al tunnel, che è quello del migliorare la nostra autonomia. E credo che sul valore non ci sia nulla da dire, l'abbiamo visto durante la pandemia, perché semplicemente sono stati fatti dei vaccini grazie a chi li ha somministrati, però innanzitutto devono essere, sono stati messi a disposizione battendo dei record, facendo dei miracoli di collaborazione virtuosa. Le strade ci sono, ma sono sempre legate a cambiamenti culturali, a scelte difficili che auspicabilmente questo nuovo governo, che ha un orizzonte temporale per darci programmazione, previsione a tutti i livelli, nelle politiche sanitarie e nelle politiche industriali, potrà fare finalmente. Noi riteniamo che sia partito con il piede giusto, con una riforma di un'agenzia con degli obiettivi molto chiari, l'autorevolezza scientifica, la capacità operativa e anche il recepimento del regolamento europeo del 2014 sulla ricerca clinica. Abbiamo strumenti da potenziare legati ai registri, legati alla dimostrazione del valore del farmaco, diretti e indiretti. Il mondo è cambiato, abbiamo le tecnologie digitali e non i mattoni per fare la prossimità delle cure, ma servono competenze e risorse, perché non solo nel privato, dove siamo abituati a correre, ad andare veloci, perché il nostro scenario è sempre stato competitivo, ma non lo è stato quello della politica, della visione strategica. È stato detto prima, c'è un film bellissimo che è Il giorno della marmotta, e tu rivedi lo stesso film, finalmente si respira un'area di cambiamento e noi dobbiamo dare fiducia ed essere parte di questo cambiamento nell'interesse del paese. E vengo alla fine del mio intervento. Regole. Se le regole sono quelle con cui ho aperto, cioè l'Italia è il paese uno dei paesi con più basso valore dei prezzi dei farmaci, che è calato dell'1% rimborsati tra il 2000 dal 21 al 22, e questa è una strada che ci espone, è una strada fallimentare. L'investimento e la valorizzazione sostenibile naturalmente, ma deve trovare una logica che questo governo ha, riteniamo in maniera intelligente, iniziato a una riflessione sull'investimento rispetto al costo, e soprattutto nel cercare di andare a mettere, e questo è un tema di policy e politico molto ampio, anche verso l'Europa, alcune partite delle spese sanitarie, tra cui come una spesa da contabilizzare come investimento. Queste sono le premesse, sono premesse buone, perché mai si è sentito prima. Ma dobbiamo agire rapidamente, e qui c'è il mio autorevole collega, per dare la sostenibilità produttiva di alcune categorie di farmaci che hanno ampia diffusione, volumi altissimi e prezzi estremamente bassi. Incremento del costo delle materie prime, carburanti, plastica, vetro, alluminio, la difficoltà di reperimento, il pagamento in dollari. Questo è uno scenario competitivo di guerra, no? E dobbiamo reagire velocemente affinché da qui si possa partire per cercare di dare sostenibilità a queste produzioni, perché altrimenti chi produce determinati farmaci, che sono anche tra quelli che hanno subito dei ritardi, ma ce ne sono altri, se vogliamo, con un valore clinico molto importante, perché toccano patologie che non sono croniche ma anche acute come quelle oncologiche,
bisogna agire rapidamente per metterci in sicurezza. Non possiamo pensare all'industria farmaceutica di Stato, non possiamo pensare di importare medici da Cuba, non possiamo pensare di diventare un satellite a basso prezzo e a basso valore aggiunto. L'Italia vive di competenze, sono competenze straordinarie nel sistema pubblico, nella ricerca, che non traduce questo in brevetti clinici, in brevetti, in scoperte, ma in pubblicazioni. E quindi dobbiamo rispondere con dei valori forti e delle politiche altrettanto forti, facendo delle scelte altrettanto forti. Questo governo sta dimostrando di farle, perché ad esempio è stato toccato un tema che per tutelare la salute, l'equilibrio sociale, che è quello del superbonus. Misure transitorie, misure populistiche in un certo senso. E quindi noi abbiamo fiducia, siamo qui per collaborare in questa direzione in maniera aperta, franca, ma le nostre aspettative sono queste, dove, che si possono sciogliere quei nodi che ci hanno vincolato per troppi anni a logiche passate, a logiche di serie storiche nel finanziamento, nelle risorse, a tetti che non si parlano, è tutto figlio di una miopia strategica. Quindi abbiamo fiducia, siamo qui per collaborare e siamo sicuri che insieme a tutta la filiera, a tutti gli operatori, si possa fare l'interesse del Paese. Grazie. Oh, grazie a lei, dottor Cattani. Ha toccato tantissimi temi, ma ho ancora un supplemento di domanda, perché devo dire, ha giustamente sottolineato quanto la prospettiva geoeconomica e geopolitica oggi sia cruciale. E quindi sicuramente con un'attenzione particolare a quelli che sono dinamiche di prezzi, ma dal punto di vista di ricerca, su cui abbiamo sempre detto che l'Italia è un'eccellenza, il numero di pubblicazioni in Factor Medio lo attestano, e dal punto di vista di tessuto industriale, quali sono i vostri auspici, gli auspici del settore industriale che lei rappresenta, che è cruciale dal punto di vista economico e sanitario? Allora, noi, e dico noi, insieme abbiamo una presenza industriale radicata, che è figlia di imprenditori italiani, di multinazionali straniere, che oggi vivono uno scenario competitivo nell'attrattività degli investimenti. Non c'è solo la Francia, la Germania. La Francia ha messo 7 miliardi e mezzo in un piano decennale di potenziamento di filiera. Singapore, Emirati Arabi, dove l'intensità di capitale e la velocità regolatoria è un fattore competitivo. Quindi noi chiediamo questo, non possiamo essere a certi livelli di paragone, perché abbiamo competenze e giochiamo insieme una partita nell'Europa, ma l'attrattività degli investimenti è un tema, e quindi gli strumenti su cui noi lavoriamo, tra cui il credito fiscale sulla ricerca, ha avuto un segnale negli ultimi anni molto importante, ma questa è la direzione da non mollare, da su cui continuare ad investire per darci strumenti competitivi di ritenzione e di attrazione di capitali e di competenze. Il governo ha una partita estremamente difficile da giocare, che è quella sulle competenze sanitarie, la formazione, i laureati in medicina, gli specializzati del futuro, dove serve tempo, ma non ne abbiamo. E come rendere attrattivi, creare posti, remunerarli bene, per non parlare della ricerca, di chi vuol fare ricerca. Quindi hanno delle sfide enormi, ma noi possiamo dare il nostro contributo, che è quello di un'industria che ha dimostrato nei fatti e nei numeri di premiare l'investimento, ed è quello che abbiamo detto oggi al MEF. L'investimento è nei numeri, no? I 48,7 miliardi. E quindi se c'è uno dei pochi settori di eccellenza che è rimasto a questo paese, che ha introdotto per ultimo la Golden Power, cioè ti freno così non mi compri perché non sono in grado di far crescere, di far nascere multinazionali da start-up, questa è la strada. Quindi attrazione, flessibilità, velocità e comprensione di uno scenario competitivo. Come si gioca uno scenario competitivo? Con una visione, una strategia e velocità e forza. Grazie, dottor Cattani. E a questo punto il Presidente di Farmindustria pochi istanti fa sottolineava
la necessità di avere un approccio pragmatico, veloce su terapie che oggi sono utilizzate da milioni o forse decine di milioni di cittadini italiani, che sono terapie a bassissimo costo, molto spesso a brevetto scaduto. E abbiamo qui il piacere di avere anche Rick Oiserman, presidente di Egualia, l'associazione industriale che raggruppa le aziende che sono leader nei farmaci equivalenti. Dottor Oiserman, mentre, lo dico forse con un tono di un po' brutale, mentre noi stiamo parlando, altre nazioni hanno già incrementato il prezzo dei farmaci, mettendo al riparo la salute dei propri cittadini. Qual è il vostro auspicio? Qual è la criticità che ancora non abbiamo messo a fuoco? Perché è evidente che non è forse sostenibile per tante industrie riuscire a portare queste terapie di anche qualche euro, 2-3 euro di costo, ancora milioni di persone con questi incrementi anche dei costi. La risposta sarebbe troppo facile, basta aumentare i prezzi, ma non è questo il punto. Occorre avere una visione abbastanza chiara su ciò che dobbiamo fare domani mattina. Prima di tutto una cosa banale è quella che hanno citato tutti, sia Marcello Cattani dopo che l'onorevole Gemmato prima. La questione mediatica dei farmaci. È venuto fuori un pandemonio, ma soprattutto per colpa dell'AIFA, ma o meglio della legge, del decreto Calabria, che è stato introdotto 5-6 anni fa, che è stato un disastro. L'abbiamo detto subito, guardate che sarà un disastro, basterebbe modificarlo immediatamente. Non so quale procedura si debba affrontare, ma non costa niente, basta invece basta ridurre il tempo di informazione all'AIFA invece da 4 mesi a 2 mesi, che già il problema lo rivediamo. Dopo, contemporaneamente, bisognerebbe anche prevedere una lista di concerto AIFA aziende dei farmaci veramente carenti, per i quali non c'è un orizzonte temporale, e questo è il primo posto. Quindi mettiamo le cose che si possono fare in casa nostra. Bisogna rivedere anche certi sistemi di gare, perché anche le gare ospedaliere al ribasso hanno un limite, quindi bisognerebbe introdurre anche la possibilità alla gara appaltante di scegliere tra i primi tre o tra gli ultimi tre, l'uno, due, il tre, che si sono aggiudicati, hanno partecipato alla gara. Poi c'è un altro tema, e adesso arriviamo al questione dei prezzi. I prezzi dei farmaci sotto i 5 euro, non so se tutti lo sanno, ma rappresenta il 27% della lista di trasparenza. Quindi praticamente, grosso modo, un farmaco su tre costa sotto i 5 euro, ma il prezzo pubblico 5 euro vuol dire un ricavo netto industria del 50%, cioè media 2,5, questa è la media, ma ci sono farmaci che costano che hanno un prezzo pubblico sotto i 2 euro, quindi ricavo industria di 1, e questo mira evidentemente la sostenibilità. E quando dico di farmaci sotto i 5 euro, parlo di terapie croniche, cardiovascolare, per il colesterolo, eccetera, eccetera. Quindi non farmaci, sono farmaci che i pazienti, soprattutto certe categorie, ne hanno bisogno costantemente. Quindi bisognerebbe pensare di mettere mano a questo. Come si fa? Abbiamo già fatto delle proposte operative, alzare i prezzi appunto di queste categorie, in modo tale da permettere all'industria di crescere, di ridurre drasticamente i costi. Perché Marcello Cattani l'ha detto, manca, tutto è aumentato, l'energia lo sappiamo, plastica, alluminio, carta. Paradossalmente quello che è vantato meno in proporzione sono i principi attivi, però sui principi attivi abbiamo un altro problema, che è il problema dell'approvvigionamento, che sappiamo Cina e India ne fanno da padrone, però il problema di questi due paesi viene da lontano, nel senso che noi, l'industria chimica italiana, era leader nel mondo fino alla fine degli anni 90. E evidentemente con la politica scellerata, contrae i prezzi, a un certo punto le aziende cosa hanno dovuto? Rivolgersi per la produzione inizialmente degli intermedi, secondo per i principi attivi e terzo molto spesso si fabbrica anche in India. Però tutto questo le Cassandre l'avevano detto, e non si può dire che la politica non fosse stata informata. Quindi questo dobbiamo dire. Veniamo all'altro aspetto che sempre Cattani ha citato. Bisogna applicare una politica industriale di investimento, non dico ammodernamento perché l'industria farmaceutica manifatturiera italiana è al top,
quindi non c'è niente da migliorare. Però bisogna fare ciò che esattamente nel giugno del 2020 è stato detto, non è stato un accidente, cioè quello che è cominciato a parlare sia a livello italiano sia a livello europeo, il reshoring. A me non risulta che in Italia sia stato fatto qualcosa. La Francia ha fatto, ha investito, la Germania ha dato possibilità di incrementare certe produzioni. Non parliamo della Svizzera, che è un mondo a sé, ma sta picchiando duro. La Spagna, che è molto simile a noi, anche se molto indietro, sia da un punto di vista della manifattura chimica che della manifattura farmaceutica, sta investendo. Noi siamo sempre lì, ci piangiamo addosso, mancano i farmaci, quei farmaci costano poco, qualcuno provvederà. Sì, ma se domani mattina alcuni farmaci più banali, ti dico, scompariranno, dopodiché noi andiamo sui giornali. Sì, la colpa è nostra. Ma noi non siamo, a un certo punto, se non siamo più di produrre, non dico di avere dei guadagni, ma avere, almeno coprire i costi, non possiamo andare avanti. E questo è il problema di fondo. 20 anni di politica, riduci i prezzi, soprattutto nel momento in cui un brevetto scade, il prezzo relativo per referenza cala di più del 50%, e poi nel tempo molto spesso sono calati e i costi sono aumentati, per cui noi ci troviamo con l'acqua alla gola. Grazie dottor Oiserman. Risottolineiamo il suo passaggio, lei l'ha detto in maniera chiara, qui non si tratta di avere un margine inferiore, ma di sostenere, poter sostenere la produzione di queste terapie che sono indispensabili per milioni di cittadini. Il punto è lì, parlo di cronicità. Gli esempi, se volete ve li cito, ma rischio di diventare noiosi, prodotti che costano 1,40 euro per la terapia del diabete, 30 compresse 500 mg, ecco, che vuol dire un ricavo industria di 70 centesimi, mi chiedo come si fa. Dopodiché è inevitabile che il rischio ci sia. Grazie dottor Oiserman per questa testimonianza molto forte, molto importante. È evidente che non possiamo non sottovalutare questa prospettiva e che il rischio è elevatissimo, forse più di quanto finora l'abbiamo intercettato e colto. Ma abbiamo anche qui il piacere di avere Marco Costolo, il dottor Marco Costolo, presidente di Federpharma, che rappresenta la farmacia italiana, quindi i professionisti che ogni giorno si relazionano con i cittadini anche per gestire la dispensazione dei farmaci che appunto qualche volta non sono più disponibili, che si adoperano anche con l'utilizzo anche di preparazioni galeniche per riuscire a rispondere a delle criticità immediate, ma che sono sicuramente anche rappresentano un asset del sistema sanitario, l'abbiamo visto bene anche durante la pandemia dei tamponi e vaccini, che altrettanto è stato duramente colpito in questi ultimi 20 anni da una spending review che si è battuta trasversalmente sulla sanità. Dottor Costolo, dal punto di vista della farmacia italiana, come dobbiamo affrontare questa situazione critica che oggi viviamo? Sì, intanto grazie. Volevo sottolineare che io rappresento in modo plastico quello che ha detto l'onorevole Gemmato. A maggio faccio 6 anni di presidenza, ho conosciuto 5 governi. Quindi vuol dire che un governo mediamente non è durato più di 1 anno e 3 mesi. È chiaro che discutere con 5 governi diversi, tra cui alcuni proprio molto diversi, abbiamo fatto fatica. Questo è un male dell'Italia. Cioè, secondo me la mancanza di programmazione anche nel nostro settore, ma cerco di vederla in modo un pochino più ampio, è dovuto al fatto che non è pensabile, perché quello che succede a noi succede solo da noi. Cioè, noi abbiamo votato a marzo, cioè a settembre, abbiamo rivotato a febbraio, mo rivotiamo un altro anno e tutte le volte è una discussione. Quindi questo è, secondo me, la vedo dal punto di vista di persona che deve programmare la propria attività, è un male dal mio punto di vista. Quindi al di là del colore politico, io auspico che qualsiasi governo ci sia duri 5 anni, come si dice, come nei posti normali. Cioè uno sta 5 anni, ci piace, lo rivotiamo,
5 anni non ci piace o mandiamo a casa, se no non si può fare nulla, perché così non si può fare nulla. E questo è uno dei mali della politica farmaceutica, perché secondo danno della politica farmaceutica, noi abbiamo abdicato le scelte strategiche a due soggetti che non sono istituzionalmente deputati alle scelte strategiche. Uno sono le regioni, che fanno amministrazione per definire, si chiama amministrazione regionale, mica per altro, se no, cioè, perché è un soggetto che amministra, e il soggetto che amministra non può fare le strategie. Sarebbe come, visto che qua ci sono tanti uomini di impresa, la strategia industriale fosse affidata al CFO. No, non funziona così, perché se no l'amministratore delegato che affida la strategia industriale al CFO è meglio cambiarlo subito. Noi invece abbiamo affidato la politica industriale e la politica farmaceutica, quindi va anche oltre il danno, a dei ragionieri dei servizi farmaceutici, perché faccio fatica a definirli colleghi, mi scuso, ma sono dei ragionieri, e alla ragioneria di Stato. Quindi questa è una scelta strategica sbagliata, tant'è che la vediamo oggi nei fatti, perché al di là del colore politico, quelle che soffrono di più sono le regioni dove questa strategia è stata esasperata, e quelle che soffrono di meno sono regioni dove questa strategia non è stata esasperata. Non sto a fare nomi e cognomi, tanto sappiamo tutti benissimo di chi parliamo, ma se ci sono regioni che hanno fatto scelte strategiche esasperate in questo senso e sono in disavanzo di 800 milioni, non faccio nomi ma cognomi, e ce ne sono altre dove le politiche sanitarie sono state fatte in modo corretto e non sono in disavanzo, voglio dire, qualcosa vorrà pur dire, no? Ecco, quindi il problema della carenza dei farmaci è legata a una visione ragionevole. Non dura da 20 anni, dura da 30, perché questa è cominciata con l'era Poggiolini. Cioè noi abbiamo scoperto che siccome ci stanno i mariuoli, invece di chiamare i carabinieri abbiamo cominciato a fare in modo di danneggiare quelli che lavoravano bene. Anche questa è stata una scelta, a mio avviso, scellerata. Ma adesso bisogna vedere che cosa fare. Ci sono dei vincoli di bilancio, cioè dire che bisogna aumentare i prezzi al di sopra dei 5 euro, al di sotto, chiedo scusa, dei 5 euro, e poi bisogna ragionare nell'ambito perché questa cosa qua, poi noi abbiamo un altro tema, che è l'articolo 81 della Costituzione. Qualsiasi provvedimento che noi portiamo all'attenzione del Parlamento, noi sappiamo che sono alla bollinatura della ragioneria, per l'articolo 81 non può, quindi bisogna andare a negoziare nell'ambito di questo. Noi abbiamo un grosso tema, che è quello dei tetti di spesa. Noi stiamo superando, oramai abbiamo anche una fortuna, tra virgolette, che quella politica scellerata ha fatto sì che tutti i tetti di spesa vengono sforati, fortunatamente, quindi non hanno più l'interesse a togliere da una parte per coprire dall'altra, perché prima da una parte non pagavano, sottraevano i soldi, perché pagavano solo se sforavano sulla totalità. Ora questo giochetto qua non lo possono più fare, perché sforano da entrambe le parti, quindi questo giochetto è finito. Coloro che hanno pensato questo giochetto, molti sono andati in pensione per fortuna, e quindi magari ce ne sono di più illuminati. Il senso invece è quello di valutare, secondo me arrivare, io parlo di quello che conosco, a un sistema definito. Cioè ci sono dei farmaci che devono essere acquistati dalle ASL e andare in distribuzione diretta, e facciamo un elenco che valga a livello nazionale. Ci sono dei farmaci che devono essere acquistati dalle ASL, che le acquistano meglio, ma è meglio che vengano distribuiti in farmacia, e facciamo un elenco nazionale. E ci sono dei farmaci, e cito un esempio su tutti, per esempio in AO recentemente, alcuni antidiabetici, che non ha nessun senso che vengano distribuiti in DPC, ma devono andare in convenzionale. Però facciamoci anche un esame di coscienza, dico agli amici dell'industria, perché è successo questo fatto? Per delle scelte strategiche sbagliate, ma anche per acquiescenza rispetto a queste scelte strategiche, perché a quelle gare qualcuno ha partecipato, a cui venivano vendute, io dico cose simpatiche e antipatiche per tutti, a queste gare a cui venivano qualcuno se le ha aggiudicate, quindi voleva dire che qualcuno è stato acquiescente rispetto a quel, non so in nome di che cosa, ma è stato acquiescente. Ora, se tanti farmaci non possono essere riportati dalla DPC in convenzionata, e per via, lo sappiamo tutti, questi tanto sono think tank, quindi si può dire quello che si pensa e si dà anche un contributo, per via degli sconti confidenziali. Non è che
non sono rimessi lì perché c'è un destino cinico e baro, sono rimessi lì per via di sconti confidenziali. E quindi bisogna scegliere se li si vuole in convenzionata, se si vuole in qualche modo estendere questi sconti confidenziali alla filiera. È vero che l'Italia è un benchmark europeo, per cui non è facile farlo, perché le multinazionali se no si mettono a confronto tra di loro, però poi dobbiamo accettare le conseguenze di questo, cioè che quando quel farmaco entra in lista di trasparenza, quando va a gara poi va a essere venduto ai prezzi bassi. Quindi secondo me, ho fatto una serie di esempi che toccavano un po' tutto, ritengo, secondo me bisogna fare una riflessione seria e imparare a fare programmazione. Cioè, e la programmazione la puoi fare, ha ragione Gemmato, se ti dai un orizzonte di medio periodo. La programmazione che noi proponiamo è questa: stabiliamo una volta per tutte quali sono i farmaci, se c'è bisogno di fare una negoziazione sul prezzo, sia al rialzo che in riduzione, perché ha ragione Oisberman, un farmaco che costa 2 euro non remunera nulla, non costa di più la scatola, quindi non c'è questo tipo di problema a livello di costo industriale, costa di più la scatola. Quindi c'è un problema, secondo me bisogna creare un tavolo a livello del Ministero della Salute, presente l'AIFA, che finalmente in questo momento probabilmente non ha più un approccio ideologico, anche se non ho modo di conoscere chi si sta facendo pro tempore il direttore generale, però mettiamoci e stabiliamo delle regole, e forse in questo modo tutti potremmo programmare, e forse in questo modo non avremo quella corsa alla delocalizzazione delle filiere produttive che insieme al resto è anche generata da una tensione troppo forte sui prezzi che c'è stata negli ultimi, dico, 30 anni. Quindi secondo me è un discorso di programmazione e di non delegare tutto alle regioni, perché oggettivamente fare strategia non è un compito delle regioni, non perché sono cattive e buone, perché non è la cosa. La strategia, diciamo, della politica della salute deve fare il Parlamento, deve fare il governo, non devono fare le regioni. Questo è il mio punto di vista. Grazie dottor Cossolo. Sicuramente anche lei ha toccato dei temi chiave, sicuramente il tema della programmazione, che purtroppo è mancata anche perché la vita politica dei precedenti governi è stata sempre brevissima, e quindi forse anche più su una gestione di un consenso di breve periodo invece che programmatico, ma altrettanto evidentemente anche un riordino di una spesa che talvolta è stata anche, ha seguito dei percorsi abbastanza distorsivi. Lei citava alcuni elementi che peraltro sono stati anche approfonditi nella scorsa legislatura da una indagine conoscitiva promossa proprio dall'onorevole Gemmato sui modelli distributivi, dove anche autorevoli esponenti avevano evidenziato quanto anche questo sforamento dell'ospedaliera portasse dei così definiti tesoretti alle regioni, che poi erano molto utili nella loro programmazione. È evidente che questo non è più sostenibile oggi ed è deleterio per il sistema paese. Adesso non funziona più, perché sforano su tutte e due, quindi non possono più usarli, è bypassato dai fatti. Grazie dottor Cossolo. E abbiamo anche il piacere di avere con noi il dottor Roberto Tobia, che oltre a essere tesoriere di Federpharma è anche past president, segretario di Federpharma, perdonami Roberto, è anche past president del Pharmaceutical Group europeo. E sicuramente la prospettiva europea è molto importante, non solo perché abbiamo una European Medicine Agency che dovrebbe fare strategie europee, non solo perché siamo parte di un'Unione Europea che ha anche delle strategie armoniche europee. Il presidente di Farmindustria Cattani peraltro si spese anche l'anno scorso per l'attivazione di questi fondi IPCE, che tutti ci ricordiamo, strategici su cui l'Italia si era mossa tardissimo. Ma questa visione europea, abbiamo visto anche durante la pandemia, qualche volta è venuta a mancare, perché qualche nazione, per esempio sull'approvvigionamento dei vaccini, ha fatto dei passi avanti non aspettando le altre nazioni. Dottor Tobia, lei che ha maturato questa visione così sistemica europea, quali punti di riflessione vuole portare qui oggi in discussione? Beh, grazie innanzitutto della possibilità di intervenire questa sera, questo importante think tank che dovrebbe in qualche modo tracciare una visione globale sulla quale poi portare strategie risolutive, o quantomeno provare a portarle. Beh, il problema delle carenze a livello europeo è un problema che non si presenta ora, si presenta ciclicamente ormai da tantissimi anni, si presenta con più
incisività nel periodo che va tra il mese di novembre e il mese di gennaio di ogni anno. Quest'anno, nello scorso anno e nel mese di gennaio del 23, si è presentato in maniera più virulenta, per usare un termine a noi caro. Purtroppo le motivazioni di queste carenze sono state tante, ne ha accennato prima il Presidente Cattani, non possiamo che essere d'accordo sulla molteplicità di fattori che hanno generato questa situazione che ha messo in difficoltà la farmacia europea, i farmacisti europei che sono rappresentati all'interno del Pharmaceutical Group of European Union, che ho avuto il piacere e l'onore di presiedere lo scorso anno, che hanno messo in difficoltà i farmacisti di fronte a tanti cittadini che non hanno potuto approvvigionarsi del farmaco che il medico aveva prescritto loro, con modalità assolutamente diverse, con situazioni a macchia di leopardo diverse tra loro, per tipologia di farmaci, per aspetti della dispensazione, della distribuzione diversi, che hanno riguardato comunque in ogni caso molecole che tutti noi abbiamo avuto modo di verificare, sono state carenti nel nostro paese e alle quali anche attraverso l'utilizzo del farmaco equivalente e le farmacie un po' in tutta Europa, dove l'equivalente è presente, perché in alcuni stati la quantità di farmaci equivalenti, la Grecia, la Bulgaria, è molto prescrivibile, chiaramente dal servizio della nazione locale è molto limitata, attraverso l'utilizzo del farmaco equivalente questo è stato possibile. L'abbiamo affrontato il problema anche attraverso il nostro position paper, che ogni anno dà la possibilità di fare un quadro generale della situazione europea. Mi è capitato proprio, dicevo prima, situazione a macchia di leopardo, mi è capitato per esempio di partecipare a una riunione alla quale abbiamo nel mese di gennaio all'interno del nostro gruppo europeo dato delle risposte, delle informazioni all'agenzia europea, all'EMA, e uno dei delle cose che mi hanno veramente stranizzato è come ad esempio in Belgio la carenza riguardasse alcune tipologie di farmaci, alcuni antibiotici, dei quali molti fuori commercio, altri carenti per motivazioni che abbiamo già sentito, mentre una delle molecole che è stata più carente nel nostro paese, il ormai famoso ibuprofene, era assolutamente disponibile in tutte le farmacie di Bruxelles. A me è capitato di andare giù dal nostro gruppo europeo, abbiamo una farmacia al piano terra, e chiedere un ibuprofene da 400 e il collega mi ha detto: quanti ne vuoi? Perché ho chiesto: ma ne hai? Sì, quanti ne vuoi? Quindi situazioni veramente diverse l'una dall'altra e a macchia di leopardo. Credo che l'obiettivo al quale bisogna veramente puntare, se vogliamo fare sistema, e questo credo che sia l'obiettivo di tutti noi, l'obiettivo sul quale disegnare strategie di lungo periodo, anche a livello europeo, debba essere quello di mettere in piedi una sorta di monitoraggio tra tutti gli stati, affinché si possa in qualche modo prevenire e, ove possibile, tamponare il problema delle carenze che ciclicamente si presenta. E da questo punto di vista penso che qualche passo avanti si possa fare. Se, come è successo nella nostra esperienza tra Italia, Spagna e Portogallo, abbiamo messo in piedi un sistema di monitoraggio scambiandoci semplicemente delle informazioni per comprendere bene quali fossero le difficoltà in questi paesi di area latina, ecco, un sistema di monitoraggio europeo che dia informazioni trasversali e integrate allo stesso tempo tra la produzione dell'industria farmaceutica, la distribuzione intermedia, la farmacia sul territorio, sia uno strumento utile per arrivare ad un risultato che possa in qualche modo dare supporto e conforto ai cittadini, che poi sono quelli che alla fine hanno la difficoltà di trovare un farmaco per l'oroterapia disponibile presso le farmacie. Allora occorre una visione più ampia, occorre una visione sicuramente più complessa che bisogna costruire a livello europeo, e bisogna sfruttare le potenzialità anche economiche che oggi l'Unione Europea ci offre da questo punto di vista per creare questa rete che, partendo anche dalla rete di monitoraggio dei dati, che potrebbe essere integrata dalla rete di monitoraggio del farmaco sui dati farmaceutici, possa creare i presupposti
per limitare i danni nel prossimo futuro. Credo che questa sia l'unica strada da percorrere per dare a livello europeo un supporto alle farmacie e ai farmacisti di tutta Europa. Grazie, dottor Tobia. E la ringraziamo anche per questa sua sottolineatura sull'importanza anche di maturare un ecosistema digitale che ci aiuti a migliorare la gestione di tutte le tematiche connesse alla salute, ma anche alla salute stessa. In questo la European Health Data Space, figlio di una European Data Strategy, vede nella salute uno dei primi pilastri, è sicuramente un elemento chiave. Ma il dottor Heuser, presidente di Gualia, poco fa ci ricordava che ci sono terapie importanti utilizzate da tantissimi cittadini che hanno anche un prezzo di 1,40 euro, quindi un prezzo stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale, 1,40 euro in cui chiaramente rientra una produzione del farmaco, rientra anche una dispensazione, rientra anche una distribuzione di questo farmaco in giro per la farmacia italiana. E abbiamo qui il piacere di avere con noi Pierluigi Petrone, il dottor Pierluigi Petrone, presidente di Asfaram. Dottor Petrone, come si può sostenere la distribuzione di questi farmaci a fronte di costi energetici che, come dicevamo prima, stanno esplodendo e quindi evidentemente di una marginalità che non può più esserci? Che è sempre più ridotta. Innanzitutto grazie per l'invito. Sì. Grazie per l'invito a questo importante momento di incontro e confronto, e devo dire ho apprezzato molto il fatto che si possa aver inquadrato questa tematica così importante. Poi ricordiamo che comunque chi produce, chi dispensa, chi prescrive, in qualche modo avere al centro il paziente che ovviamente prende e deve poter avere e usufruire di terapie nuove, terapie che in qualche modo l'industria farmaceutica è in grado di poter portare sul mercato. Prima di andare su quello che è un tema inerente prettamente alla distribuzione e di cui mi onoro rappresentare una categoria, che è quella che Asfam rappresenta, della logistica primaria di Farma e Salute, che ricordo è stata considerata come attività efficace ed essenziale dal governo Conte Bis e che in qualche modo ha consentito, durante il momento più duro della pandemia, ricordiamo 2020-2021, durante i vari lockdown, di poter assicurare e garantire ogni giorno il quotidiano rifornimento agli ospedali, alle farmacie, ai distributori, e quindi il vero anello di congiunzione che in qualche modo unisce chi produce e chi dispensa. E quindi proprio quel trade union necessario per garantire al paziente, ricordo prima, questo tipo di terapia. Però volevo fare un attimo un inciso, prima poi di andare su quelle che sono tematiche inerente forse la logistica tout court. Noi forse, come mi appello un po' alle parole di Marcello Gemmato, secondo me sarebbe opportuno che lo Stato possa garantire ad un settore importante come quello farmaceutico, inteso non soltanto come produzione, ma tout court per tutta la filiera, quelli che sono i fondi realmente stabiliti e allocati per questo tipo di attività. Marcello Cattani dava prima uno spaccato del valore industriale che è superato negli ultimi 2 anni addirittura di 20 miliardi, circa 50 miliardi di valore di produzione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia in termini di attrattività è un paese che può dire ancora tanto, non soltanto in Europa ma in tutto il mondo. E automaticamente sarebbe anche opportuno che quelle che sono le cifre che vengono in qualche modo allocate per il settore farmaceutico possano essere spese nella sua totalità. Prima sia Marco ma anche Roberto dava riferimento a come ci sono tetti di spesa che sono profondamente diversi e come le regioni, e secondo me la modifica dell'articolo 5 della Costituzione è stata una delle cose forse che maggiormente ha aggravato nell'incrementare le diseguaglianze di varie persone nelle varie regioni. Noi oggi dobbiamo prima garantire l'utilizzo di tutti i fondi che sono a disposizione, perché ricordiamo anche che il tema del payback, oggi aziende che fanno ricerca e sviluppo devono in qualche modo garantire un ripiano del 50% dello sforamento che vale più di 2 miliardi e mezzo. Cosa vuol dire? Che il 50% deve essere ripianato dalle industrie farmaceutiche. Automaticamente questa cifra in qualche modo riduce gli investimenti anche in tutta la filiera, che poi anche ovviamente la parte distributiva. Noi come distribuzione ovviamente rappresentiamo un tot, una percentuale di quello che è il valore della produzione delle singole aziende, e questo penso che sia fondamentale che il governo possa mettere mano per garantire a queste aziende di poter fare veramente sviluppo e di poter portare il nostro paese a quelle opportune produzioni che poi saranno il vero volano per tutto. Al di là di questo, andiamo un po' su quello che è lo spaccato del tema prettamente logistico. Una pubblicità un tempo diceva che la potenza è nulla senza il controllo. Avere un paese talmente importante come l'Italia, dove il valore di produzione è così alta,
ma non avere l'efficacia, la garanzia di poter garantire l'accesso di questi farmaci direttamente a casa del paziente, presso le farmacie, presso i grossisti. Questa è una cosa fondamentale che in qualche modo è stata minata di recente, non soltanto durante il periodo pandemico che ha visto i nostri operatori, ovviamente senza mai un giorno di interruzione, garantire un servizio quotidiano e costante, ma anche che in qualche modo hanno dovuto sopperire ad uno scenario prettamente apocalittico di guerra, perché siamo usciti da una pandemia per rientrare alla fine di febbraio, ormai quasi un anno, superato un anno da breve, della recente guerra con l'Ucraina. Questo cosa ha generato? Ha generato un aumento indiscriminato dei valori dei carburanti e del costo dell'energia. I nostri magazzini sono tenuti a tenere i prodotti a temperatura controllata, e non parlo dei prodotti che sono refrigerati o quelli che sono addirittura a meno 20 e a meno 80, ma la legge del 2006, la legge 219 del 2006, recita che i magazzini che hanno un'autorizzazione per lo stoccaggio e la distruzione dei farmaci devono avere una temperatura controllata tra i 12 e i 25 gradi. Ovviamente con un consumo energetico, sappiamo perfettamente che l'Italia è un paese stretto e lungo, e le temperature che vengono raggiunte d'estate in Sicilia o nelle basse latitudini sicuramente sono diverse da quelle che sono nel nord Italia. Per cui ritengo che quanto noi abbiamo fatto già a marzo del 2022, scrivendo anticipatamente al Premier Draghi, di fare attenzione e fare riferimento, di evitare di compromettere il mantenimento e la sostenibilità di una filiera così importante. Però allo stesso tempo si è parlato in questi ultimi anni, PNRR, Piano di Ripresa e Resilienza, anche di un reshoring dell'industria italiana. Ma come dicevo prima, la potenza è nulla senza il controllo. L'Italia geograficamente rappresenta uno stivale al centro del mare Mediterraneo, un anello di congiunzione che può unire il Nord Africa e il Nord Europa e il Medio Oriente attraverso le colonne d'Ercole al mondo, diciamo, americano o overseas. Ma non ci dimentichiamo che sicuramente il mercato del Nord Africa sarà quello che nei prossimi decenni sarà quello che incrementerà la domanda di farmaci di salute. E l'Italia può diventare un hub specifico della distribuzione del Mediterraneo, creando quindi e riducendo quelle ineguaglianze o quelle problematiche di cui peraltro lo stesso Presidente oggi mi faceva riferimento, a delle barriere che possono in qualche modo, diciamo, evitare che i principi attivi, che oggi sono per lo più ad appannaggio di paesi in via di sviluppo, cioè di paesi altamente industrializzati come India e come Cina, possano evitare di rientrare nel nostro paese. Con questo dico, è opportuno un sempre confronto, un maggiore confronto con tutti gli anelli della filiera, e non guardare le problematiche soltanto top down o per silos o bottom up, ma in maniera trasversale, perché soltanto in questo modo si possono inquadrare le problematiche senza avere effetti negativi a destra, a valle o a monte. Grazie mille dottor Petrone, ringrazio tutti i soggetti della filiera che hanno portato qui la loro prospettiva, quindi il dottor Petrone di Astoram, il dottor Oiserman di Egualia, il dottor Costoli di Federpharma, il dottor Tobia Federpharma PGU e il dottor Cattani di Farmindustria che ci ha lasciato. E invito quindi la politica, i rappresentanti degli ultimi rappresentanti della politica a raggiungerci sul palco, e chiedo anche alla regia di condividere anche i parlamentari collegati. E quindi abbiamo il piacere di avere con noi l'onorevole Bonetti, l'onorevole Cattoi, l'onorevole Girelli e l'onorevole Lucaselli. Allora, sappiamo anche che dobbiamo incastrare alcune attività istituzionali, e quindi vorremmo subito raccogliere il parere dell'onorevole Lucaselli, Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, che ha anche maturato un'esperienza internazionale rispetto alle preziose riflessioni che ci hanno portato qui i nostri illustri ospiti. Grazie, mi sentite? Spero di sì. Sì. Perfetto, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, e soprattutto grazie per tutti gli interessantissimi spunti che avete raccolto sino a questo momento. Il problema diciamo dei farmaci, che è strettamente correlato anche alla gestione del sistema sanitario nazionale, è un problema molto complesso e le sfaccettature sono inevitabilmente tante.
Io partirei proprio dall'esperienza internazionale, cioè da come viene gestito il farmaco al di là dei confini italiani e di come potremmo far tesoro di esperienze diverse dalla nostra. Noi sappiamo che in Italia c'è in realtà uno spreco di alcuni farmaci che potrebbe essere evitato, potrebbe essere limitato e potrebbe aiutare a concentrare le energie su invece farmaci necessari. Vedete, noi abbiamo un grossissimo problema, per esempio, con i farmaci oncologici. C'è una richiesta che è progressivamente aumentata negli anni. E questa richiesta aumentata progressivamente negli anni non ha avuto in realtà una risposta immediata da parte della sanità pubblica, proprio perché c'è la necessità di razionalizzare la spesa medica, perché purtroppo ancora oggi, e questo ovviamente è una responsabilità condivisa con le regioni, perché sappiamo bene, insomma, che la sanità ha una competenza a preponderanza regionale. Purtroppo all'interno delle regioni ancora oggi troviamo in alcuni ambiti degli sprechi e quindi poi la mancanza di razionalizzazione della spesa porta poi ad avere meno risorse su alcuni settori che sarebbero invece Niente. Non sento. Onorevole, ci sente? Sento lei, ma non sento l'onorevole Lucaselli. Neanche noi sentiamo l'onorevole Lucaselli, però sentiamo lei. Avvertiamo l'onorevole Caselli. Onorevole Bonetti, ci sente? Sì, io sento. Sempre voi, non l'onorevole Lucaselli. No, purtroppo neanche noi, adesso l'avvertiamo. Ok, quindi... Onorevole Bonetti, lei fa parte della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, è stato Ministro delle Opportunità della Famiglia, ha raccolto anche tutte le istanze rispetto a quello che dicevamo, riportavano gli illustri ospiti della filiera. Qual è la sua prospettiva? Beh, intanto lasciatemi ringraziare brevissimamente per questa opportunità e mi scuso di non essere in presenza, ma purtroppo devo prendere un aereo, e ringrazio anche però chi è intervenuto nella tavola precedente, che ho seguito con molto interesse, per la lucidità e anche l'approccio integrato multidimensionale con il quale è stato affrontato il tema. Quindi saluto davvero di cuore la senatrice Lorenzin, gli organizzatori di questo
convegno perché credo sia particolarmente opportuno. Faccio una premessa: spesso in queste situazioni, quando è il momento della politica, si passa dalla parte più tecnica, scientifica, motivata, ad una parte che rischia di essere un po' a slogan. Io invece ho inteso, credo che sia stato un po' lo stile con cui abbiamo affrontato questi anni di governo, gli anni precedenti, e adesso una strategia che vogliamo portare avanti a livello istituzionale e parlamentare con un approccio invece differente. Questo nasce da una necessità, è stato citato in alcuni passaggi degli interventi precedenti, di come l'esperienza drammatica della pandemia abbia non solo impattato sul sistema, diciamo, farmaceutico sanitario in generale, ma che poi abbia avuto anche un impatto rispetto a quella che era la definizione a livello nazionale, a livello europeo, a livello internazionale, il rapporto anche con i paesi, anche diciamo nel mondo globale, anche da un punto di vista di una solidarietà, di una responsabilità che dobbiamo esercitare in questa direzione. E questo ha fatto vedere come in fondo il nostro sistema, che implementava le azioni strategiche, non solo di produttività, ma poi di accessibilità di fatto al farmaco e quindi conseguentemente di diritto alla salute, che è un principio costituzionale, che è quello che ispira anche in qualche modo, credo, fondativo anche di questo dibattito, deve entrare in una visione che ricostruisca delle nuove alleanze, anche, se mi permetto di dire, chiarendo quelle che sono le specifiche competenze dei soggetti in campo, valorizzandole e riconoscendole, ma anche creando quel sistema che permetta davvero l'ottimizzazione del processo, da quello decisionale della politica a quello implementativo, ma anche a quello strategico di investimento del mondo industriale, della produttività e poi del tema anche delle regole, dell'assessment, che ovviamente sempre di più non può competere solo all'Italia, ma entra nell'ambito europeo. Fatta questa, diciamo, premessa di sistema, sono molto d'accordo con chi dice che tutto questo non può essere ascritto ad una, come dire, sensibilità, intuizione politica del governo di turno, perché ovviamente è chiamato a, come dire, interpretare rispetto alla propria visione politica, al proprio programma politico, ma o noi definiamo un piano strategico strutturale sistemico per il Paese e con il Paese nella sua interezza, oppure non avremo mai delle azioni sufficientemente solide. Lo abbiamo fatto in tanti campi, credo che sia il momento nel quale, nell'ambito, diciamo, sanitario, con una specificità sul tema farmaceutico e della produzione di farmaci e quindi poi, diciamo, dell'oggetto proprio di questo dibattito, lo facciamo con una nuova consapevolezza, con una nuova anche disponibilità. Io tra l'altro lo dico da oggi membro di una commissione all'opposizione, che questo è lo stile con cui io intendo lavorare con la maggioranza, davvero costruendo un patto che porti avanti anche una visione di sistema di lungo periodo. Allora, qualche spunto sul quale credo che possiamo convergere. Uno, innanzitutto c'è un tema che riguarda la questione della produttività, dalla molecola alla produttività del farmaco, diciamo, finale, dalla scatola e la distribuzione conseguente. È evidente che non possiamo più pensare di essere un paese che ha delle dipendenze su dei settori strategici, su altri paesi con i quali possiamo di volta in volta entrare in crisi. E allora per non avere una dipendenza unilaterale, l'abbiamo già visto in altri settori quanto questo può essere fallimentare, dobbiamo avere una capacità di creare intanto una rete a livello europeo, che per me deve essere fondamentale. L'esperienza del tema anche del procurement a livello della vaccinazione è un'esperienza, in quel caso, diciamo, dell'acquisto, ma nell'ambito della produttività, dell'investimento sulla ricerca, noi dobbiamo sempre di più entrare nell'asset europeo. Credo che ci siano delle occasioni anche importanti adesso rispetto ai nuovi piani europei che sono stati deliberati, sui quali l'Italia deve entrare da protagonista. Secondo tema, investimenti industriali. Io sono molto d'accordo, l'elemento dell'industria farmaceutica nel nostro paese avanzata oggi richiede un ulteriore investimento. Io non, come dire, non arretrerei sicuramente sull'elemento della ricerca e anche di un mantenimento della qualità innovativa della nostra industria, ma è chiaro che noi oggi manchiamo su una spinta innovativa. E allora incentivi importanti che possono investire in produttività e produttività importanti in questa direzione devono arrivare. Usiamo meccanismi che hanno funzionato altrove, penso con una formula ovviamente riformulata, scusatemi il doppio utilizzo della parola, nell'ambito dell'industria farmaceutica.
e mettiamo in campo un booster chiaramente per la nostra industria, che altrimenti rischia di diventare non competitiva, soprattutto perché poi noi abbiamo un settore anche di produttività italiana che è fatto non solo dalle grandi multinazionali o dalle grandi imprese, è fatto anche da un settore di piccole e medie imprese che in questo settore hanno però una loro specificità e anche una loro capacità di innovazione. Terzo tema, che però è fortemente collegato a questo, è chiaro che nelle sfide che oggi la politica sta affrontando dobbiamo avere una visione strategica. Sono molto d'accordo. L'elemento sanità, l'elemento produzione industriale, che nel mondo farmaceutico di fatto entrano in una sintesi che può essere virtuosa, ma può essere anche, diciamo, ostativa, deve fare i conti, per esempio, con la questione del nuovo disegno sull'autonomia. Io credo che, per come è disegnato, questa è una sollecitazione che faccio ai colleghi della maggioranza, per come è disegnato quell'autonomia, diciamo, parcellizzata, per esempio, nell'ambito delle politiche energetiche, di recupero delle materie prime commerciali, delle regioni, che amplifica quella differenziazione strategica che è stata detta prima, già il Presidente Costa, sono molto d'accordo, ha inibito una visione strategica nazionale e rischia di fare degli ulteriori danni. Quindi attenzione a inserire questi elementi anche in questi processi di riforma. Poi ci sono delle correzioni che vanno fatte, sono d'accordo, il meccanismo del payback è un meccanismo che inibisce l'investimento di produttività a livello dell'industria farmaceutica, è un meccanismo che va superato. E chiudo dicendo, noi eravamo contrari per come è stato fatto, ormai è stato fatto, ci troviamo a dover riformare l'AIFA. Non è che l'AIFA è un soggetto estraneo al nostro dibattito, anche nella relazione con le agenzie a livello europeo e internazionale. È evidente che quella riforma che deve essere fatta deve tenere conto di tutte le istanze che sono state rappresentate in questo dibattito, perché altrimenti perdiamo un'occasione, ma soprattutto rischiamo di fare un danno ulteriore al nostro paese. È chiaro che tutto questo si può fare con visione, strategia, competenze, dialogo, visione integrata, ma senza le risorse adeguate non si va da nessuna parte. Bisogna aumentare il tetto della spesa dei farmaci e bisogna avere un investimento straordinario nel sistema sanitario nazionale che abbia, nell'ambito dei farmaci, a quelli innovativi, a quelli della distribuzione, diciamo, e quindi quelli che, su cui abbiamo avuto la carenza, un nuovo spazio di investimento. Ecco, io credo che su questo, come Commissione, anche in modo trasversale, potremo essere di supporto al Governo, e se il Governo ovviamente vorrà accogliere questa proposta, diciamo, di piano straordinario in questa direzione. Grazie, forse si è ricollegata all'onorevole Lucaselli, che sentiamo adesso. Non so, io vedo solo lei, non vedo l'assemblea. Forse io ho parlato anch'io inutilmente, ci vediamo io e lei. Ciao. No, però sono d'accordo. Bene. Non so se io tra l'altro mi devo staccare, non ho capito. No, vabbè, non si capisce. Vediamo. Non si capisce. Io non riesco, onorevole, a capire se onorevole, ci sente? Sì, perfetto, sì. No, allora ringraziamo. Allora io vi saluto. Grazie onorevole Bonetti per essere stata con noi e ringraziamo anche l'onorevole Lucaselli per essersi ricollegata, adesso la sentiamo perfettamente. Onorevole Lucaselli, prego, se vuole finire il suo intervento. Sì, non so fin dove mi avete sentito, però insomma nella sostanza il tema fondamentale è che sicuramente ci deve essere una riforma a 360 gradi che si occupi di tutti i problemi della sanità e a partire ovviamente anche dal farmaco. Credo però che sia importante fare una riflessione e suggerirei di fare questa riflessione insieme sulla necessità di razionalizzare la spesa sanitaria, cioè l'investimento è importantissimo, sicuramente vanno rivisti una serie di concetti a partire da quello del tetto. Io diciamo mi sto occupando del payback sui dispositivi medici, capite che insomma ci sono tantissime questioni che devono essere affrontate e il tema però non è soltanto continuare a irrorare di risorse se poi dopo queste risorse non vengono utilizzate nel miglior modo possibile, per cui credo che sia necessaria una revisione di razionalizzazione della spesa sanitaria, cioè
non sperperare i soldi, e purtroppo oggi, conti alla mano, abbiamo ancora diciamo delle evidenze che ci portano a dire che il nostro sistema sicuramente può essere migliorato dal punto di vista della spesa, cioè di come si spendono i soldi e di come far arrivare poi la spesa pro capite effettivamente ai cittadini. E questo sicuramente è un primo punto di partenza. All'interno di questo io, proprio per la tutela delle filiere produttive che sono fondamentali, inserirei, e non so se diciamo questo è il passaggio che siete riusciti a sentire prima, un po' dell'esperienza estera, dove abbiamo farmaci da banco che vengono gestiti in maniera completamente diversa dai farmaci invece su prescrizione. Credo che qualche spunto di razionalizzazione dovremmo utilizzarlo, dovremmo farlo nostro e dovremmo cercare insieme ovviamente di elaborare un piano che sia sostenibile economicamente, perché nonostante diciamo sappiamo tutti che ci sono stati negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, tantissimi tagli alla spesa sanitaria, pur volendo diciamo incentivare e quindi aumentare la spesa, dobbiamo comunque fare in modo che questa spesa venga poi incanalata in procedure e in sistemi che evitino appunto quello che dicevo prima, cioè lo spreco della spesa pubblica. Tutto questo sicuramente verrà e siamo già al lavoro in realtà attraverso diciamo con una combine fra MEF e Ministero della Sanità su una serie di riforme. È chiaro che adesso cerchiamo di occuparci delle emergenze, per esempio le liste d'attesa, ma sappiamo bene che c'è ancora una differenza in Italia terribile fra nord e sud anche nel reperimento dei farmaci, e soprattutto quando parliamo di malattie complesse come per esempio i farmaci oncologici, questa diventa un'assurdità che deve sicuramente e necessariamente essere superata. Il governo è al lavoro per diciamo risolvere i problemi dell'immediato, ma anche poi per darsi degli obiettivi di legislatura, quindi di lungo periodo, sui 5 anni. E su questo sicuramente le interlocuzioni con i componenti delle filiere e i rappresentanti delle categorie interessate non può che essere utile, non può che essere il modo migliore per arrivare poi a immaginare una riforma complessiva di tutto il sistema, perché ovviamente quando si parla di riforme bisogna inevitabilmente passare prima di tutto fra gli interpreti principali, che sono appunto gli imprenditori e coloro i quali lavorano quotidianamente su queste tematiche. Io credo però che insomma la presenza dell'onorevole Gemmato all'interno del Ministero della Salute e le dichiarazioni del Ministro Schillaci da questo punto di vista siano molto chiare, insomma non abbiamo una disponibilità assoluta e completa nell'ascoltare i suggerimenti e capire poi come effettivamente poterli mettere a terra, sempre nel rispetto ovviamente di quello che può in questo momento essere valutato come ulteriore spesa proprio sulla sanità. Io devo scappare, purtroppo mi dispiace per l'inconveniente del collegamento, ma sono dall'altra parte del mondo, quindi purtroppo queste cose capitano. Vi ringrazio e ovviamente lascio sul tavolo del vostro dibattito la nostra disponibilità, ma anche la necessità di rivedere alcuni punti in maniera prioritaria sulla produzione e sulla distribuzione, quindi sulle modalità di distribuzione dei farmaci. Grazie mille. Grazie onorevole, grazie per essere stata con noi, sebbene dall'altra parte del mondo. Grazie a voi. E continuiamo il confronto con il tavolo della politica, con gli illustri parlamentari che abbiamo qui il piacere di avere ospite, andando a cercare anche di capire questo tema di sostenibilità su cui l'onorevole Lucaselli prima rifletteva, e quindi chiediamo all'onorevole Vanessa Cattoi, membro della Commissione Bilancio, quale anche dal suo punto di vista può essere oggi una strada sostenibile alla luce delle testimonianze prima riportate.
Mi sentite? Sì. Innanzitutto un ringraziamento anche ai relatori che ci hanno preceduto, perché ci permettono comunque di avere un confronto diretto con gli attori principali nel mondo della farmaceutica. È sempre utile avere un confronto noi come legislatori per poi intervenire in modo puntuale, anche cercando di fare fronte comune, perché comunque il bene comune deve essere quello di sostenere un settore come quello della farmaceutica. È già stato detto più volte, io l'ho ricordato in aula proprio l'altro giorno durante la trattazione, la discussione generale del mille proroghe, ho detto attenzione, perché noi dobbiamo cercare di capire che chi pensava che nell'era della globalizzazione tutto fosse a portata di mano e quindi non fosse più necessario avere l'approvvigionamento dell'intera filiera produttiva degli assi strategici nazionali, pensava male. Io non l'ho mai pensato, infatti ho sempre avuto più un approccio diverso, venendo anche da un centro di ricerca di una multinazionale per il quale ho lavorato per più di 10 anni e all'interno della quale questa multinazionale si era tenuta sul territorio, attraverso tutte le società partecipate del gruppo, tutta la filiera che era necessaria per poter non avere una dipendenza estera. Quindi, partendo da questo assunto qua, posso dire che a fronte anche dell'esperienza personale che ho avuto per più di 10 anni, che mi ha permesso comunque di capire e di verificare quello che è le richieste e le necessità che viene sia dal mondo della ricerca che dal mondo produttivo, penso che una riflessione che possa essere affrontata oggi sia quello di partire da un dato di fatto, che è quello che l'asse strategico dell'industria farmaceutica è quello che ci ha fatto chiudere l'anno scorso a consuntivo, con un 20% di export più in termini nazionali, in termini generali, quindi l'Italia ha chiuso con un 20% di export in più, e i 48,7 miliardi di euro che sono proprio facente proprio parte del business di questa categoria, e quindi la categoria della farmaceutica, l'ha fatta da padrone. Quindi su questo noi dobbiamo fare una riflessione. Io penso che l'attività di reshoring, quindi quello che si era auspicato, è tempo e ora che venga affrontato e che diventi una realtà nei prossimi anni. Sono molte le questioni aperte, perché comunque sono trasversali, non c'è solo l'ambito della farmaceutica che ci richiede questo al mondo della politica, perché l'attenzione a un approccio sistemico lo dobbiamo avere su tutti gli ambiti. Cioè, è stato parlato della difficoltà di avere l'approvvigionamento, quindi cercare di avere le materie prime, pensiamo ai principi attivi, cerchiamo di fare un ragionamento per avere anche quelli a livello nazionale, per non dipendere dagli fattori esteri e quindi dagli stati esteri, che di fatto la pandemia ci ha messo davanti anche questa criticità, che se domani non abbiamo la possibilità di avere un approvvigionamento, di fatto ci blocchiamo tutto l'intero business, e questo non possiamo permettercelo. Quindi, oltre a questo, è stato affrontato anche il tema dell'energia. Noi, come si diceva prima, il problema strutturale atavico dell'Italia è che la politica fondamentalmente non si è mai assunta la responsabilità di fare una programmazione, ma in nessun ambito, non è solo quello della farmaceutica, purtroppo. Perché purtroppo la politica è sempre stata fatta cercando il consenso nell'immediato, perché l'obiettivo politico era sempre a medio, stretto termine, breve termine, perché comunque si guardava all'elezione successiva. Invece no, dobbiamo avere un approccio che superi questo limite, e quindi dobbiamo cercare, e questo è possibile se si ha una stabilità. Prima è stata evocata da più parti, la stabilità politica è fondamentale per lo sviluppo del paese. Quindi davanti a queste responsabilità che noi abbiamo oggi, dobbiamo impegnarci ad affrontare dei temi che per anni l'Italia non ha mai voluto affrontare. Il tema dell'approvvigionamento energetico non è un limite solo per la farmaceutica. Io ho lavorato in un centro di ricerca dove i 150 kW erano un'inezza, perché quando devi far accendere dei test prototipali che comunque richiedono un'emissione di energia talmente alta, tale per cui tu comunque necessiti di avere un'abbondanza di energia, soprattutto a picchi, perché poi non è una produzione continua. Quando si lavora nell'ambito della ricerca non c'è continuità come in un plant produttivo, quindi di questo dobbiamo aver contezza e ragionare partendo proprio da questo assunto qua. Quindi l'energia e l'approvvigionamento energetico è uno dei temi trasversali che riguardano non solo l'industria della farmaceutica, ma che deve essere affrontato. Noi dobbiamo avere una strategia di breve termine, di medio termine e di lungo termine, che deve accompagnare il nostro paese a totalmente essere indipendenti, con una ragionevolezza però, perché dobbiamo cercare di avere un approccio pragmatico. Cioè, nell'immediato noi non possiamo avere la totale indipendenza, però possiamo lavorare per raggiungerla. In questo il governo sta lavorando su più fronti e diciamo che sta ponendo delle buone basi, che in passato invece questo tema qua non veniva assolutamente affrontato. Poi si è parlato appunto dell'accorciamento delle filiere, pienamente d'accordo, l'investimento soprattutto nei termini della farmaceutica. Io sono anche coordinatrice di Intergruppo Insieme per la lotta contro il cancro, quindi affronto anche questi temi qua legati proprio alle questioni
del payback, abbiamo parlato del fondo dei farmaci innovativi, personalmente mi sono spesa anche in legge di bilancio più volte per cercare di aumentare il fondo, però mi si dice, ma scusi onorevole, poi a fine anno non venne mai utilizzato tutto. Avevo cercato di inserire un emendamento per cercare di superare proprio questo, perché abbiamo detto ok, se il fondo farmaci innovativi, cerchiamo di inserire anche quei farmaci che in realtà non hanno la piena innovazione, ma che comunque anche qua abbiamo trovato per motivi di tempo non abbiamo trovato l'accordo con la ragioneria, che comunque non dava dei limiti anche su questo. Cercheremo di superarli, perché l'impegno che mi sono presa anche come coordinatrice è quello di avere un dialogo diretto anche col Ministero per affrontare anche questi temi, perché poi noi tutti parlamentari, indipendentemente dall'appartenenza politica e partitica, ci troviamo poi a portare avanti queste istanze qua, e abbiamo anche il blocco comunque della ragioneria con la quale dobbiamo cercare di interagire e interloquire per trovare la soluzione migliore, perché comunque questo è il tema: noi abbiamo le risorse, laddove le abbiamo non riusciamo a spenderle tutte, e allora visto che non riusciamo a spendere tutte troviamo il modo per arrivare a fine anno e permetterle però di tenerle all'interno di quel sistema, altrimenti sono risorse che vengono totalmente sprecate. Ad esempio l'overview che si sta facendo anche su AIFA è una cosa molto intelligente dal mio punto di vista, perché comunque il fatto che noi abbiamo oltre 3.000 farmaci comunque vengono considerati carenti, quando poi stringi andando a vedere sono una trentina, perché anche il tavolo sta cercando di viscerare un po' proprio queste singole tematiche per far capire che non dobbiamo creare allarmismi sui cittadini e dire c'è un rischio di carenza medicinali, perché attualmente non è proprio così, abbiamo un problema di programmare per evitare di trovarci in una situazione critica. Ci sono degli esempi, dei casi dove comunque abbiamo avuto la possibilità di intervenire. Ad esempio mi ero proprio appuntato il caso di Micropam, se non ricordo male, anche il caso di Micropam può fare da esempio. Anche lì si era bloccata l'esportazione per cercare di fare in modo che la criticità dell'approvvigionamento potesse essere superata. Noi abbiamo dei sistemi comunque di controllo. Ecco, quello che manca a livello nazionale, io lo dico perché mi occupavo anche di controllo budget proprio all'interno del centro di ricerca, è che nella funzione pubblica manca questa attività di controllo. Se noi riusciamo ad avere questa attività di controllo, che non è un controllo coercitivo, è un controllo atto a finalizzare le risorse, per fare in modo che, ad esempio, ad oggi noi ci ritroviamo dove lo Stato comunque, col fatto dei payback, perché sono stati inseriti i payback, siamo arrivati a un momento in cui in posizione europea ci diceva tagli orizzontali sulla sanità, i governi ok tagliamo orizzontalmente, mettiamo un bel tetto anche sui payback e diamo la colpa alle regioni, perché poi le regioni non fanno i controlli. No, non deve essere una guerra tra le regioni, tra le industrie farmaceutiche, deve esserci la piena collaborazione. Dobbiamo partire dal presupposto che laddove possiamo avere comunque il controllo, che sono il controllo del territorio, viene fatto a livello regionale. Lo Stato fino ad oggi ha dimostrato anche qua le carenze, perché va benissimo avere una regia in termini centrali, però poi le risposte veloci, il controllo lo si ha sulle piccole realtà. Io parlo anche da amministratore locale, sono anche consigliere comunale oltre ad essere parlamentare, e posso dire che gli enti locali, quindi i territori, rispondono molto più velocemente rispetto a quello che può fare la politica a livello nazionale. Quindi il fatto che noi ci troviamo anche ad oggi in Italia ad affrontare determinati criticità all'interno del panorama nazionale, legato anche alla questione regionale, l'autonomia non c'è differenziata delle regioni, siamo arrivati ad avere dei gap enormi. Forse è proprio la questione che il centralismo ha di fatto portato queste inefficienze. Noi dobbiamo andare a vedere laddove queste inefficienze non ci sono e puntare sempre al meglio. Noi dobbiamo cercare di stimolare l'efficienza e stimolare l'innovazione. È un po' il problema che abbiamo sui farmaci innovativi oncologici, no? Noi dobbiamo cercare a livello nazionale, come legislatori, di sostenere questo tipo di ricerca, perché se noi non la sosteniamo andiamo di fatto a creare un danno ai malati oncologici. Però abbiamo un altro problema che ci è stato detto: abbiamo anche dei farmaci che sono talmente a basso costo che forse sotto profilo industriale sono economicamente svantaggiosi per la loro produzione. Cerchiamo di trovare quindi il modo per far sì che, a fronte di risorse che non sono illimitate da parte dello Stato, ci troviamo con due problemi. Da una parte un problema dei farmaci altamente innovativi e le terapie avanzate, perché su questo abbiamo chiesto come intergruppo anche un dialogo con il Ministro. Ma perché? Perché noi su questi temi dobbiamo andare ad affrontarli non solo qua, a livello europeo, perché noi possiamo dire
che le terapie avanzate, i farmaci innovativi devono essere considerati come investimenti. Io ne sono convinta, perché altrimenti non sono, sotto profilo ragionieristico, non sono sostenibili per il bilancio dello Stato. Per non inibire la ricerca e tutte queste evoluzioni che ci sono nell'ambito della scienza, noi dobbiamo sostenerle anche sotto profilo economico. Lo facciamo? Cerchiamo di riportarle in termini di investimenti, però non possiamo farlo da soli come Italia, perché poi abbiamo l'Europa che deve approvare il bilancio nazionale. Andiamo sui tavoli europei, diciamo questo tema qua, trattiamolo, e è lo spunto che ho colto comunque da chi mi ha preceduto, dicendo andiamo in Europa e cerchiamo di fare in modo che le aziende ci si organizzi per cercare di creare una forma di collaborazione e sinergia. Cioè, se io Stato ho un principio attivo dell'Europa, l'Italia ha un principio attivo, la Francia è un altro, però tutti assieme gli Stati europei riusciamo a garantirci quel business e quella possibilità di non avere la dipendenza da altri stati esteri, noi riusciamo a crearci anche una forma di politica protezionistica europea intelligente in questo caso. È questo sul quale noi dobbiamo puntare, però dobbiamo farlo assieme. E quindi anche gli strumenti contabili e ragionieristici devono essere cercati di trovare una soluzione sui tavoli europei. Quindi io chiederò con forza al ministro di andare in Europa per cercare di trovare una soluzione, perché questa soluzione qua non va solo a favore dell'Italia, va a favore di tutta la filiera, di tutto il sistema a livello europeo, perché quindi noi cerchiamo di trovare una soluzione che non va bene solo per noi, va bene per tutti e per garantire la continuità di questa filiera. E la filiera muore nel momento in cui noi andiamo a creare delle politiche inibitorie o degli strumenti burocratici a livello nazionale che mi inibiscono la ricerca, perché senza la ricerca ovviamente non ho l'innovazione e non ho la sostenibilità, perché non ho la sostenibilità neanche di quelle spese, di quei farmaci che sono a basso costo e che di fatto non mi permettono di avere ampi margini di guadagno, perché comunque a livello di multinazionale c'è sempre poi una politica compensativa, no? Cioè io mi tengo il business dove ho ampi margini di guadagno, so benissimo che ho dei prodotti dove in realtà economicamente parlando sarebbe meglio neanche produrli, però comunque il fatto che li tengo sul mercato mi permette comunque di avere una gamma ampia, un ventaglio di prodotti ampio, tale per cui comunque a me conviene anche produrre il prodotto a basso costo. Quindi cerchiamo di applicare questa logica qua a livello nazionale. È difficile, io vengo dal mondo privato, quindi capisco che la logica a livello nazionale da seguire sia difficile, però secondo me con questo governo, con questo cambio di passo, soprattutto anche con l'attenzione, abbiamo avuto testimonianza prima anche del sottosegretario Gemmato e anche dagli impegni che si è preso anche nella mozione unitaria che è stata approvata alla Camera proprio sui temi anche delle terapie avanzate, dei farmaci innovativi, anche il ministro Schillaci, penso che ci sia la possibilità di avere un cambio di passo importante. Personalmente io rimango disponibile a chi avrà piacere di collaborare, perché comunque penso sempre che sia stimolante, sia importante avere noi come legislatori un contatto diretto con chi ovviamente opera quotidianamente all'interno di questo mondo, che per me deve essere sostenuto, perché ricordo tutti, non dobbiamo essere miopi davanti a dati consuntivi che ci dicono che l'export l'anno scorso l'ha trainato la farmaceutica, l'ha fatta da Leone, insomma, all'interno del nostro panorama nazionale. Quindi cerchiamo veramente di aiutarci tutti e di collaborare al meglio per arrivare a un obiettivo che è quello di cercare di valorizzare il prodotto Made in Italy su tutte le filiere, in particolar modo su una filiera così strategica e fondamentale anche proprio per la salute dei cittadini italiani. Grazie mille, onorevole Carlo. Grazie, scusate, io dovrò... No, ha toccato lasciare tantissimi temi e sarebbe tutti da parlare per ore, scusate, io avrei... ma... Io ho 5-6 domande, ma me le concentrerò solo su una supplettiva, perché sicuramente interessantissimo rileggere gli investimenti in salute come investimenti economici e strategici dovrebbe essere uno dei punti chiave. Ma nel suo intervento sono tornati più volte i concetti di sistematicità e trasversalità. Eppure poco fa alcuni rappresentanti parlavano anche di una frammentazione in silos di spesa, una spesa farmaceutica territoriale che non dialoga con la spesa aliera, una spesa farmaceutica che non dialoga con una spesa per device o altri trattamenti, una spesa per la salute che non dialoga con la spesa per l'istruzione e con gli investimenti economici. È arrivato, a suo avviso, il momento anche per riuscire ad avere una visione più sistemica e trasversale su tutti questi singoli capitoli di spesa, su tutti questi silos? Guardi, ho fatto una tesi di laurea sull'approccio sistemico, quindi mi trovo favorevolissima a questo tipo di approccio, che un approccio nel quale credo fortemente e nel quale penso che sia indispensabile, soprattutto anche per le esigenze attuali dell'economia, anche per come
si sono evoluti negli ultimi anni in modo così veloce. Io ho lavorato anche in un centro di ricerca, ero anche nel consiglio di amministrazione, dove si facevano valutazioni sulle start-up, perché appunto, come è stato toccato prima, l'importanza è quella di non avere la moria delle start-up che si aveva in passato. In passato in Italia venivano finanziate start-up che avevano una vita media che non arrivava ai 5 anni, e quindi il nostro obiettivo, invece, la nostra capacità Italia è quella di riuscire veramente a essere ingegnosi, di essere poco sistematici nell'approccio, ma di avere questa trasversalità che ci permette anche di rispondere più velocemente ai cambi delle necessità, e quindi anche quello che ci viene richiesto anche dal mondo competitivo e anche dai nostri principali competitors europei. Quindi la multidisciplinarietà, l'approccio sistemico in tutti gli ambiti, secondo me deve essere applicato. Anche l'altro giorno l'ho ribadito, perché in termini ad esempio di salute non dobbiamo pensare che ci si debba preoccupare solo all'interno di alcune commissioni, deve esserci una trasversalità, perché della salute dobbiamo iniziare a parlarne nelle scuole, i nostri figli iniziare a fare un'attività di prevenzione già nelle scuole, per poi progredire poi con i vari ambiti. Quindi sono aspetti molteplici che per una disciplina devono essere affrontati. Dal mio punto di vista, lo sforzo che deve fare la politica è quello di avere un approccio molto più vicino a quello che è quello aziendale, proprio perché risponde prima alle esigenze. Ci scontriamo con cosa? Ci scontriamo però poi con la lentezza, ovviamente, dell'ente amministrativo, della pubblica amministrazione. Questa sì, perché i tempi di risposta della pubblica amministrazione rispetto all'imprenditoria privata ci sono. Il compito della politica è lavorare per cercare di ridurre il più possibile, perché se noi pensiamo a livello legislativo di intervenire su un ambito dopo un anno, il business è già perso. Quindi dobbiamo cercare di essere più efficienti noi come politici, perché solo così riusciremo anche a stare al passo con le richieste che ci vengono proprio dal tessuto produttivo del nostro paese. Questa è l'esigenza e questo è il nostro compito, cioè cercare di essere più veloci e più reattivi. E la politica in questo, se ha le idee chiare e ha una programmazione sia a breve termine, ragionata in un modo, e a medio e lungo termine con una visione prospettica, penso che possa fare meglio e debba fare meglio. Grazie ancora onorevole Cattoi, è stato un piacere questo suo intervento, e sicuramente dobbiamo accelerare molto anche la velocità con cui reagiamo al contesto, non solo perché questa digitalizzazione e connettività ha incrementato, accelerato il confronto e quindi lo sviluppo della conoscenza, ma anche l'abbiamo visto anche durante la pandemia, quando abbattendo alcune barriere abbiamo accelerato tantissimo. Onorevole Gian Antonio Girelli, Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, abbiamo toccato tanti aspetti, ma con un unico denominatore: ci serve una strategia chiara per riuscire a risolvere oggi dei problemi contingenti non più rimandabili. Qual è il suo punto di vista? Ma innanzitutto anch'io vi ringrazio per l'invito e ringrazio l'amica Beatrice per l'occasione anche di ascolto, perché credo che più che mai anche i decisori politici abbiano bisogno di un grande momento di ascolto riguardo tematiche come questa. Soprattutto con la consapevolezza che è tempo che probabilmente la politica riassuma la responsabilità di svolgere il suo ruolo in un campo come questo, perché non si tratta solo di affrontare una questione economica, di un settore economico, perché certo c'è anche questo aspetto, dirò poi, di fondamentale importanza, ma si tratta soprattutto di avere ben presente che ci stiamo occupando di un diritto del cittadino di avere la cura e di avere una risposta di salute che uno Stato deve garantire, come è scritto nella nostra Costituzione. E quindi quando parliamo anche di farmaco, lo inseriamo nel contesto più generale di sanità, dobbiamo fare in modo che il tutto arrivi come risposta al cittadino. E farlo significa tener conto di una serie di variabili. Innanzitutto un contesto generale molto diverso rispetto anche a un quasi recente passato, per conformazione demografica, per proprio collocazione delle persone sui territori, per cambiamenti culturali, di abitudini e quant'altro, e quindi la necessità di ripensare tante dei metodi e delle strutture, ma soprattutto anche di un mercato che comunque ha a che fare anche con questo settore, che è ormai fatto di vari aspetti che devono essere per loro coordinati, e questo sì deve trovare nella politica un indirizzo, una norma che li possa ricondurre ad un colloquio, ad un sistema. Ed allora giustamente anche negli interventi che che ci hanno preceduto sono emersi questi aspetti, da quello della ricerca, che indubbiamente è indispensabile e fondamentale, perché non c'è farmaco se non c'è ricerca nel capire qual è il ruolo del privato e qual è il ruolo del pubblico, e mi verrebbe da dire
ribadendo fino in fondo che in un settore come questo forse il termine privato, così come lo concepiamo, non esiste, perché esiste una funzione pubblica, una mission pubblica anche del privato che opera in settori come questo, e capire come può essere supportato ed aiutato dal punto di vista economico attraverso finanziamenti diretti, agevolazioni fiscali che possono permettere investimenti in tal senso. Esiste il reperimento delle materie prime, con tutto quel che ne consegue, anche in maniera molto pesante, abbiamo conosciuto cosa vuol dire non averne, sia dal punto di vista della produzione del farmaco che del confezionamento del farmaco. Esiste appunto la produzione, esiste la distribuzione, esiste il modo di arrivare al cittadino fruitore. E quindi il rapporto col mondo della sanità e anche con la capillarità della distribuzione, perché laddove si parla molte volte anche di rete delle farmacie, ci si dimentica come l'Italia è molto complicata anche come conformazione territoriale, dove sì, molte persone vivono nelle città, ma altrettante vivono in periferie, dove anche questo aspetto non è così banale come possibilità di reperimento. Ma come dare risposta a tutto questo? Ma indubbiamente, secondo me, uscendo un po' da certe forme banali, secondo me, di risposte, dove secondo delle situazioni si cerca un po' di lisciare al pelo l'interlocutore di turno. Dove una volta si dice ai farmacisti cercheremo di fare quello che vi serve, ai produttori cercheremo di fare quello che gli serve, ai distributori, eccetera, eccetera. Bisogna avere il coraggio di fare un esame di sistema, forse ripensare in maniera seria a qual è l'idea di sistema sanitario che abbiamo e come si colloca quel suo settore all'interno del sistema stesso. Io vi confesso, so che nelle prossime settimane, non si sa bene quando perché viene rimandata di settimana in settimana, avremo l'esame di mozioni in aula sulla riforma del sistema sanitario nazionale. Ecco, voi capite come diventa persino grottesco pensare di affrontare un tema di questo genere in questo modo. Sarebbe davvero il caso di riaprire un dibattito serio e ragionarci, trovando quella continuità che secondo me, vabbè, quando si è all'opposizione è anche facile dirla così, non è tanto la continuità di un governo, che anch'io mi auguro sempre che i governi durino 5 anni, ma una scelta di paese, di sistema, di obiettivo che va al di là dei governi che si cambiano, dovrebbe caratterizzare proprio la classe politica che attorno a temi come questi dovrebbe forse confrontarsi su come raggiungere l'obiettivo, ma non perdere di vista l'obiettivo. Ed allora io alcune questioni le voglio porre, che hanno a che fare con l'energia, che hanno a che fare appunto con le regole della produzione e della distribuzione, e sotto tutti i punti di vista, e qui avremo modo di discuterne, ma molto a che fare anche con la catena di governo, perché non mi sfugge quanto è emerso anche oggi rispetto il fatto che 21 sistemi regionali, che poi al loro interno si scontrano a volte in ulteriori sottosistemi. Io vengo da una regione come la Lombardia che ha a che fare con 8 ATS che la pensano in maniera un pochino diversa l'una dall'altra nell'applicazione di queste regole. Come pensiamo che possa essere questa una risposta? E non lo dico perché sono un anti-autonomista, ma solo perché vengo dalla Lombardia, anche culturalmente ho ben presente cos'è l'autonomia, però intesa alla Don Sturzo, laddove il livello locale è quello che meglio organizza la risposta al cittadino, non che frammenta un sistema. Ma in un argomento di questo tipo, dove il Covid ci ha dimostrato che non solo il livello regionale, ma il livello nazionale è poca cosa rispetto alle risposte che dobbiamo dare, ha senso? E come lo mettiamo nella discussione in atto per quanto riguarda un'ulteriore spinta al regionalismo? Perché altrimenti rischiamo di andare in contraddizione con noi stessi. Ed allora dobbiamo dire come vogliamo regolare questo sistema, che ha a che fare con lo spreco di denaro o un minor utilizzo diciamo di opportunità che possono essere messe in circolo se giustamente regolate a livello generale. Ripeto, in un contesto dove l'Italia rischia di essere debole, persino l'Europa sotto certi punti di vista. E questo lo dico soprattutto riguardo un principio di fruibilità della cura e quindi di distribuzione del farmaco. Provoco, vado per titoli perché ovviamente il tempo è quello che è. Dove prevenire significa preoccuparci di curare anche chi è molto lontano da noi, se non vogliamo avere un ritorno di malattia anche per noi. Perché al di là di un fatto di giustizia, che basterebbe, non ci sarebbe bisogno di dire altro,
se vogliamo fare un discorso un po' più cinico, anche di convenienza. Ed allora è una scelta non facile, che deve scomodarci, e scomodarci davvero fino in fondo, interrogarci. Io credo che la politica abbia bisogno di questo. Un grande bresciano, Martinazzoli, diceva che noi viviamo in un tempo dove abbiamo dei mezzi infiniti, ma rischiamo di perdere di vista i fini. Ecco, io penso che la politica in questo momento debba ritrovare i fini. E per portare il ragionamento più terra a terra, i fini in questo momento significa investire di più. Perché noi siamo un paese che investe troppo poco. A fatica avevamo scollinato il 7% del PIL, con la legge di bilancio prospettiva torneremo sotto, invece che raggiungere l'8% che era l'obiettivo, perché i buoni principi hanno a che fare con le risorse che stanziamo, facendo delle scelte che non ci sono imposte dall'Europa, perché l'Europa ci dice di essere rigorosi nel bilancio, poi dove li spendiamo lo decidiamo noi. Ed allora forse è il caso che la politica, ma più in generale tutti i settori coinvolti, la società nel suo insieme, ritrovi quella capacità di confronto e di decisione e porci la domanda: crediamo che sia ancora un diritto alla cura e quindi alla salute una scelta fondamentale del nostro paese, uno dei pilastri su cui fonda il nostro modello di comunità? Io sono convinto di sì, e se ci crediamo mettiamoci soldi, facciamo scelte diverse e soprattutto viviamo come un impegno collettivo, dove la politica, è vero, è stato detto, lo condivido, deve migliorare parecchio, ma dove assieme dobbiamo appunto incamminarci in una prospettiva diversa. Però credo che anche oggi siano emerse, soprattutto dalle realtà coinvolte, una tale potenzialità, una tale volontà di farlo, che dipende proprio solo da noi metterci a sistema e andare verso l'unico obiettivo. Grazie onorevole Girelli. E senatrice Elena Pirro, commissione Elisa Pirro, scusi, Commissione Affari Sociali e Sanità, Senato della Repubblica, peraltro biologa, universitaria, anche farmacologa, e quindi ci porta anche una prospettiva anche peculiare oggi in questa discussione. Annuiva quando l'onorevole Girelli parlava di ripensare a trasformare una spesa corrente in investimenti. Cosa significa questo rispetto anche a un tema oggi delicatissimo, come ci hanno riportato gli attori, gli interlocutori prima della filiera, su carenze e strategia farmaceutica? Grazie. Annuivo perché poi anche con la collega, l'onorevole Cattoi, su molti punti la pensiamo nello stesso modo, in particolare su questo, anche perché è dalla scorsa legislatura che si parla, si interloquisce, scusate, col Ministero della Salute, ma anche col Ministero dell'Economia, proprio sul cambio di paradigma, perché non tutto quello che si spende in sanità per curare le persone è spesa corrente. Molto può essere considerato una spesa di investimento e è ora che si guardi con una prospettiva più a lungo termine a queste cose. L'onorevole... Senatrice, mi consenta solo una parentesi, c'è anche uno studio di un illustre farmacoeconomista che ha valutato l'impatto economico sul prodotto interno lordo delle vaccinazioni. Perché chiaramente... E stavo arrivando proprio alla parola prevenzione, quindi mi ha dato ulteriormente il là. No, anzi... Capita giusto ad hoc, perché stavo per dire che non solo le terapie innovative avanzate, terapia genica, le cosiddette terapie one shot possono essere considerate in questo senso, ma a mio avviso tutto quello che spendiamo in prevenzione è un investimento, perché stiamo migliorando la salute globale dei cittadini del paese, che avranno quindi meno bisogno di ricorrere alla sanità se saranno più in salute. Quindi assolutamente, non ho visto lo studio, ma evidentemente traggo le stesse conclusioni dall'esperienza che ho. Quindi va ripensato tutto il sistema, vanno ripensati i tetti di spesa, la compartimentazione a silos della spesa sanitaria, va ripensato anche dove vanno a finire i risparmi, perché, come diceva giustamente la collega anche prima, se sono appostati in bilancio per la salute, se li risparmi sul capitolo della farmaceutica territoriale, li rimetti in quella ospedaliera o li rimetti in assunzioni o dove preferisci tu, ma che rimangano sempre sotto il capitolo salute, perché quelli sono i soldi destinati alla salute dei cittadini. Perché sinceramente io mi spavento sempre molto quando sento parlare di razionalizzazione della spesa in campo sanitario,
perché poi razionalizzazione vuol dire sempre che tagliamo qualcosa, perché la razionalizzazione vera, andando ad incidere nei punti di spreco, facendo un'attenta analisi dei dati, non la facciamo mai e facciamo sempre tagli orizzontali. Come diceva il collega prima, avevamo con fatica raggiunto il 7% della spesa sanitaria rispetto al PIL e stiamo crollando precipitevolissimevolmente, per usare un avverbio non proprio consueto. Questo perché evidentemente abbiamo detto tutti che la pandemia ci avrebbe lasciato un grande insegnamento, ma abbiamo la memoria del pesciolino rosso e questo insegnamento ce lo siamo già dimenticato. Arriviamo da decenni di definanziamento, finalmente stavamo recuperando. È vero che ci sono in alcuni punti degli sprechi, ma se scendiamo sotto una cifra fisiologica di sussistenza non avremo più niente da tagliare, perché l'intervento è riuscito ma il paziente è morto, che è il nostro sistema sanitario nazionale, pubblico e universalistico. E credo che nessuno di noi voglia arrivare a questo, ma anche l'OMS ci dice che se scendiamo sotto il 6,5 rispetto al PIL siamo sotto la soglia minima di sussistenza, per cui per me è inevitabile che se vogliamo garantire ai nostri cittadini un adeguato sistema salute nel suo complesso, dobbiamo viaggiare ben oltre il 7 verso l'8 come minimo. Poi lo sappiamo tutti che abbiamo dei professionisti bravissimi che riescono a far quadrare le cose e si fanno in quattro per offrire servizi adeguati con il poco che hanno a disposizione, però poi se li poniamo sotto stress, se li sovraccarichiamo, li vediamo scappare dai nostri ospedali pubblici o li vediamo incorrere in errori, in conversazioni e approccio al paziente che poi generano conflitti, insomma si generano tutta una serie di problemi che a cascata diventano poi insormontabili. Per quanto riguarda l'argomento specifico, sono d'accordo che dobbiamo fare delle serie politiche di attrazione per quanto riguarda le industrie, che dobbiamo essere friendly, se vogliamo usare termini anglofoni come va di moda. Forse dovremmo anche smettere di avere quell'approccio ideologico per cui ogni volta che c'è un governo nuovo demolisce tutto quello che ha fatto il governo precedente, guardare con un po' più di oggettività alle misure nell'interesse del sistema paese, dargli il tempo di camminare 7, 8, 10 anni per vedere se effettivamente funzionano, come succede in tutti i posti del mondo, dare una garanzia alle imprese che quando fanno un investimento non gli cambiamo le norme dalla sera alla mattina, cioè quindi un minimo di serietà che invoco a me stessa in primis, ma a tutti i colleghi su certi aspetti. Penso per esempio, per fare un esempio e per dire che poi non ragionano tutti nello stesso modo, Impresa 4.0 è una norma a favore delle imprese che vogliono innovare, che arrivava dalla 17ª legislatura. Nella 18ª è cambiato il panorama politico, ma nessuno ha pensato di demolirla, anzi abbiamo pensato che fosse una buona idea che abbiamo potenziato e portato avanti, e mi auguro che venga rifatta anche per il futuro una previsione di questo genere. Quando parliamo di revisione del sistema sanitario nazionale, mi auguro che insomma ragioniamo tutti nel senso di un potenziamento e di aggiustare qualche piccola stortura. Per me la stortura più grande è la regionalizzazione della sanità, perché che si voglia dire che i comuni sono più attivi e pronti a rispondere alle esigenze, le regioni a me sembrano un po' elefantiache e non così pronte a recepire quelle che sono le indicazioni che arrivano dal governo. L'abbiamo visto tutti quanti, quantomeno in campo sanitario. Ecco, io vorrei che avessimo una sola regia con degli esecutori rapidi che, per quanto attiene all'esperienza che mi sono fatta in questi anni, non sono propriamente le regioni, ma capisco di fare un discorso che in questo momento non è proprio tra quelli che vanno per la maggiore, però questo è quello che penso. Poi per il resto anche sul payback, secondo me dovremmo sederci. Comunque, senatrice, è evidente che anche la pandemia non conosce confini, quindi su alcuni temi di salute dobbiamo avere una visione
molto più trasversale e complessiva. Dico solo l'ultima cosa sul payback, adesso se ne sta discutendo per quanto riguarda i dispositivi medici, secondo me su quello come su tutto il tema della spesa farmaceutica bisognerebbe sedersi e fare delle attente riflessioni, perché non siamo più nel 2012-2013 con il rischio default del paese e una visione di tagli assoluti a 360 gradi lineari senza guardare a niente. Forse è il momento di fare una riflessione un po' più attenta, andiamo a guardare dove ci sono gli sprechi, dove non ci sono, quello che serve, e andiamo a guardare i bisogni di salute dei cittadini e investiamo dove serve, utilizziamo gli strumenti che abbiamo come l'Health Technology Assessment e altre insomma strumenti che ci mettono a disposizione delle scelte più oculate, ma lasciamo questi provvedimenti indiscriminati al passato e guardiamo alla sanità con un occhio più attento. Grazie senatrice, un'ultimissima domanda flash. Quindi in qualche modo dovremmo anche un po' spostare il focus quando parliamo di salute dalla quantità dei trattamenti, delle prestazioni, forse anche alla qualità dei risultati di cura e prevenzione. Indubbiamente ai risultati e agli esiti cerchiamo di far passare questo concetto in ogni provvedimento e guardiamo agli esiti a lungo termine e, come diceva giustamente l'approccio di sistema, la collega prima, quello che spendiamo di più oggi in sanità potrebbe essere un enorme risparmio nell'arco dei prossimi 50 anni sul capitolo della previdenza sociale del Ministero del Lavoro. Quindi il Ministero dell'Economia dovrebbe cominciare a aprire gli occhi su questo. Grazie senatrice Pirro, e abbiamo il piacere di avere con noi anche il senatore Guido Liris della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica Italiana, peraltro anche un medico igienista, quindi anche con una competenza peculiare. Senatore Liris, stavamo parlando proprio poc'anzi attraverso le parole anche degli altri colleghi parlamentari di come sia necessario quindi evolvere una prospettiva, evolvere una visione, rileggere tutte quelle che sono investimenti nella salute come investimenti per il sistema paese, per sostenere, per dare una risposta alla fragilità drammatica che oggi dobbiamo affrontare. Qual è il suo punto di vista? Allora, intanto mi scuso per esservi collegato in ritardo, quindi chi fa politica lo sa bene, rischia di dire sciocchezze in base a quello che è l'argomento di discussione o magari di ripetersi rispetto a delle considerazioni, quindi si rischia di essere ovvi. Però rispetto agli ultimi due interventi che ho ascoltato, e comunque sono stati stimolanti, e ringrazio gli organizzatori, il sistema sanitario nazionale, io insomma ho avuto modo come igienista, immaginerete bene la materia, poi con un dipendente del Dipartimento di Prevenzione del Pubblico, quindi conosco molto bene almeno l'ambito prevenzione, quella parte di investimento di cui si parlava che non è da considerare spesa corrente e dove possiamo arrivare. Io diciamo una mia visione ce l'ho ed è sicuramente non per fare voli pindarici né per buttare senatore, non la sentiamo. Ah, ecco, adesso è tornato. Dicevo, il sistema sanitario, così come lo abbiamo concepito, certamente va ripensato ed è un ripensamento che deve passare per più fasi per quanto mi riguarda. Innanzitutto una questione culturale, perché già parlando di quello che è il tema, per esempio, della prevenzione, il tema della prevenzione è un tema culturale, non è un tema semplicemente sanitario, politico o ideologizzabile, è culturale perché si deve semplicemente capire, far passare, digerire, metabolizzare che la prevenzione di fatto è non soltanto qualità di vita, è incolumità e diritto alla salute, è qualità sociale perché sta bene il paziente, sta bene la famiglia, il contesto. Poi va analizzato anche quale tipo di prevenzione dobbiamo fare, una prevenzione primaria è questione assolutamente educativa e culturale. Sulla prevenzione secondaria facciamo modo di screening, ma tutto il mondo della prevenzione è un qualcosa, è un investimento
ripeto, non soltanto economico, ma sociale e anche, per parlare in termini di definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che cos'è appunto la sanità, è il benessere psicofisico di una persona. Quindi io farei un ragionamento innanzitutto dal punto di vista culturale, educativo. Poi oggi la risposta all'invecchiamento della popolazione è uno dei dati, cronicizzazione, è fuori l'ospedale, altro tipo di concetto che sta in tutti i sistemi sanitari degli ultimi 20 anni. Poi, pertanto, così siamo tutti dentro, siamo tutti corresponsabili. Si parla da una vita di deospedalizzazione, di investimento sul territorio e in particolar modo sul Dipartimento di Prevenzione dei Territori. Poi questo tipo di situazione non si è mai fatto, perché molto spesso si va a investire dentro gli ospedali soltanto, dentro alcune specialistiche in particolar modo. E poi abbiamo per esempio verificato proprio a causa del Covid come le regioni, perché il nostro sistema dà alle regioni la capacità di poi fare sanità sui territori con una regia generale, ma poi sono le regioni le responsabili. Nelle regioni dove i dipartimenti di prevenzione erano meglio strutturati e meglio collaudati, noi siamo riusciti a dare risposte in termini di benessere collettivo meglio e più di altre situazioni di altre regioni. Ecco perché innanzitutto a questo punto di vista, poi quando leggo il tema di oggi, quello della carenza di farmaci, le riflessioni sono tante, perché si riallacciano al discorso che facevo sulla prevenzione. Quali sono i farmaci che mancano? Quando andiamo a parlare di carenze di farmaci, andiamo a vedere e a verificare e a discutere di quali carenze, di quali ambiti, perché se parliamo di alcuni tipi di carenze come i farmaci da banco, sappiamo benissimo qual è il tema, con una disponibilità talmente facilitata da passare anche all'abuso di alcuni tipi di principi attivi. Diversa è la concezione o la riflessione se stessimo parlando di farmaci, come si diceva poc'anzi, anche la collega l'ha detto, di farmaci innovativi o farmaci oncologici di ultima generazione. Lì parliamo di altro tipo di riflessioni che passa per la ricerca e per la produzione. Quindi bene che questo tema venga trattato, ma in un ambito, anch'io sono d'accordo, molto più complesso, di una visione globale diversa da quella che c'è oggi nel sistema sanitario. Per esempio, io sono fissato, scusatemi il termine da questo punto di vista, se il territorio, se tutto quello che è la sanità fuori dell'ospedale deve riprendere un protagonismo, si deve partire e ripartire dai medici di medicina generale, che devono riavere una centralità, tornare ad avere una centralità, così come l'avevano i racconti dei nostri nonni con diversi nomi, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, che erano un po' il filtro di tante esigenze e di tante concezioni, era anche un po' il veicolo culturale rispetto a quello che doveva essere il concetto di sanità e l'approccio anche all'utilizzo di un farmaco. Oggi c'è un'autoreferenzialità del paziente nella scelta della terapia, nella scelta dei farmaci e nella scelta anche del professionista nell'ambito sanitario, che è allarmante. Pertanto ritorniamo a un filtro, a una gestione che possa rimettere al centro il territorio, al centro il primo filtro, il front office, che è il medico di medicina generale, e poi arriviamo a concepire, come si diceva, la sanità come investimento. Se è un investimento, e noi l'abbiamo dimostrato, perché i 2 miliardi messi di stabilità e i 10 milioni per esempio nel milleproroghe con il piano oncologico sono una dimostrazione di attenzione che va in controtendenza rispetto alla diminuzione di risorse che lo Stato ha, perché investe tantissimo in caro energia, come è accaduto nel quater, nella legge di stabilità e nel milleproroghe, sta dimostrando. Pertanto la direzione è quella giusta. Abbiamo un ministro, un sottosegretario, ma anche un consigliere che arriva fino a presidente di commissione, io parlo di Senato, ma dalla Camera, di persone che oggi vogliono invertire il trend che faceva trascinare la società rispetto alle emergenze. Noi siamo stati un po' come mondo
trascinati dentro un'emergenza, pertanto non c'era nessuno che poteva darci una mano, sono finite le materie prime, non soltanto in termini di farmaci, ma anche come dispositivi, perché siamo stati tutti attaccati contemporaneamente. Ecco perché dobbiamo essere sempre pronti, sempre più pronti a questo tipo di patologie, che poi sono delle zoonosi, cioè sono delle patologie frutto di virus di origine animale, sono sempre più frequenti e noi oggi dobbiamo essere sempre più pronti a questo tipo di attacco che può essere globale. Questo lo si fa gestendo il territorio, gestendo tutto quello che è fuori l'ospedale, che va dai medici, ai distretti, alle case di comunità, agli specialisti ambulatoriali. Si può affrontare fuori l'ospedale gran parte del mondo sanitario, ripeto, soprattutto perché si va verso una cronicizzazione della sanità e verso un invecchiamento della popolazione, ahimè, ma bisogna lavorare con quello che si ha. Quindi il sistema farmaceutico, che poi va gestito, le case farmaceutiche sono amiche nella misura in cui noi, la politica, gestisce il bisogno, la richiesta e quindi anche l'offerta. Se poi si è impreparati ad affrontare le sfide e quindi bisogna rincorrere l'offerta delle case farmaceutiche, si diventa schiavi. Ecco perché bisogna essere competenti, e la filiera, a cominciare dal ministro, lo è, per non essere vittime di un sistema forte, economico, sociale, finanziario forte, che può fare la parte del leone laddove non c'è professionalità e dove c'è ideologizzazione. Io in questo nuovo approccio del governo Meloni sulla sanità vedo la mancanza di ideologizzazione e soprattutto la competenza, e secondo me è il modo giusto per tirare le fila, per investire sul territorio e per dare anche una chiave di lettura da questo punto di vista a una carenza globale di farmaci, per esempio, che va interpretata, va approfondita a seconda di quali farmaci mancano e perché, e i problemi vanno affrontati per quello che sono, partendo dalla radice, e noi lo possiamo fare perché abbiamo le competenze per farlo. Grazie, grazie senatore, è stato un piacere averla con noi, grazie per questo suo autorevole intervento, per gli spunti che ci ha portato, grazie a tutti gli autorevoli ospiti che sono intervenuti, rappresentanti della filiera, ma soprattutto anche della politica, delle istituzioni, del governo. È evidente, quantomeno consentitemi una brevissima chiusura, che serve un intervento urgente, soprattutto per una serie di terapie che oggi rischiamo di non avere più disponibili, soprattutto quelle a basso costo per i cittadini, che ci serve programmare, questo è stato detto da tutti gli attori presenti, e in questo dobbiamo evidentemente avere un cambio di paradigma significativo rispetto al passato, ma che soprattutto ci serve una strategia farmaceutica nazionale dalla ricerca alla produzione industriale. Sicuramente andremo a riapprofondire questi temi, grazie a tutti per essere stati con noi.